Diretta, buonasera, sono tutto storto, guarda qua, sono tutto storto, sono sempre disordinato, disordinato, Si blocca, mi sa. Oi! Mi vedi? Ti vedo, ti sento. Mi vedi bene? Sì, ti vedo benissimo. Te? Sì, ti vedo io. Ciao Davide! Ti salutano dallo staff. Che bella vita che fate, oh. Ha parlato. Affanculo. Dove sito? Come? Dove sito? Sono giù nella mia stanzina, nel mio ufficetto. Con tutte le maglie appese? Sì, c'ho un po' di maglie appese, c'ho un po' di ricordi, c'ho un po' tutto, dai. Cosa vuoi? Ormai restano solo quelli. Ma non è vero, dai, cavolo, sei ancora un ragazzino. Però sai, il tempo passa per tutti. Una delle cose difficili di quando uno ha corso e l'ha fatto di mestiere è il fatto che deve riuscire a metabolizzare questa situazione, questo evolversi, il fatto che è un periodo della vita e che c'è stato e non ci sarà più, perché purtroppo. Anche solo per età, dopo un po' uno non può più correre, quindi. Assolutamente, io l'ho passato da un po' la metabolizzazione di questo, quindi insomma, adesso mi godo i ricordi, mi godo la famiglia, cioè, ci sono tante cose da fare che sinceramente pensare al ciclismo adesso è l'ultima cosa, quindi mi diverto, esco e basta, insomma dai, alla fine le cose che vedi qui dietro sono i ricordi più belli del passato, ciclistico ovviamente, quindi mi godo queste cose, insomma, dai, come tutti, anche te, sei stato corridore, e hai, le cose che rimangono sono i piccoli, dai, la maglia, Però è bello parlare di questa cosa qua, perché siccome, cioè, adesso dico, è bello perché siccome l'ho vissuta anch'io, allora forse casomai riesco a provare, provo a spiegarla un po' meglio, aspetta, e riesco casomai a farti delle domande un pochettino, diciamo, tra virgolette, più profonde perché l'abbiamo vissuta in primis. Cioè, nel non senso troppo che. profonde, non troppo profonde, Oh, non che troppo. sennò Io poi mi sì. viene da piangere. No, no, ma poi io te non sei capace. No, però sai, uno cresce da bambino, c'ha questo sogno di fare il ciclista, poi casomai fa tutte le categorie, tanti sacrifici, i nostri amici uscivano la sera, andavano al pub, andavano in discoteca, andavano a fare il weekend a Jesolo, al mare, e noi casomai andavamo a letto alle 9:30, 10, quindi uno. Cioè, sacrifica anche un po', diciamo, l'età adolescenziale e anche i primi anni della gioventù, insomma, dei 18, 20, 22, 23, 24, 25 anni, eccetera, eccetera. Anche E se devo uno. dire che qualche volta capitava che si Sì. tornava alle 6 di mattina, casetta, e si partiva per la corsa. Qualche Sì, però. volta, cioè, Ma. adesso no, non era l'abitudine, però magari qualche volta capitava, dai. Beh, ma è normale che le cavolate, le bravate da giovane le abbiamo fatte tutti. Io in primis perché non ero proprio uno di quelli tranquilli. Però tu comunque vivi una vita che comunque ha determinate, più che altro ha tanti compromessi, nel senso che tu vivi in funzione del fatto che vuoi fare l'atleta, che fai l'atleta, stai facendo atleta e hai degli obiettivi e dei sogni da realizzare. Quindi questo comunque. Fa parte della tua vita, il problema è che facendo l'atleta tu vivi questo sport che diventa un lavoro a 360 gradi, dalla mattina alla sera, in funzione dell'allenamento, del tempo di recupero, del mangiare, di sacrificare determinate cose. E quando finisce, per malacarne, guarda dalla regia, Davide, Davide, alla tua. c'è anche lui, grande, lo sapevo. vai, i veneti sono imbattibili. Comunque, lo beviamo, eh. L'aspettavo questo momento. Vabbè, ma oh. Io ho optato per la birra perché
avendo qui vicino la birreria Pedavina, insomma, Fermo l'ultima. Fermo l'ultima, anzi, mai l'ultima, sempre la penultima. Dopo spieghiamo anche questa cosa qua perché fa ridere. No, comunque dicevo, quando tu vivi, insomma, vivi il ciclismo, quando lo fai di lavoro, lo vivi a H24, ok? Quindi dopo tu decidi, ok, smetto perché ho 30 anni, 31, 29, 35, smetti. E comunque devi cambiare da un giorno all'altro completamente vita. Stile di vita, abitudini, proprio abitudini. Perché comunque ti cambia tutto. Perché il problema, uno dei problemi grossi è proprio il cambio repentino e radicale di abitudini. Perché tu prima avevi uno stile di vita che dopo, anche semplicemente per andare a lavorare, non può più avere. Ah, poi guarda, ti dicono, il giorno che ho deciso di smettere, mi ricordo ancora, era un martedì o un mercoledì, e mi sono alzato dal letto e gli ho detto a mia moglie, non ho più voglia di allenarmi. Cioè, basta. Cioè, così, io ho smesso così. Mi sono alzato dal letto, non avevo voglia di allenarmi, non avevo più voglia, cioè, l'idea di bicicletta mi, scusami il termine, mi dava il vomito. Quindi ho smesso anche in malo modo, perché io avrei voluto continuare. Ci sono state delle situazioni che mi hanno portato a smettere. Però io mi sono svegliato la mattina con questa voglia di non andare più in bicicletta e non ce l'ho più avuta per un bel po'. Non è che mi sono svegliato il giorno dopo ancora e ho detto vado in bicicletta. Quindi mi sono catapultato in un'altra vita proprio in un momento. Quindi cos'è che ti, se posso, se lo vuoi raccontare, poi se è troppo personale o privato, no. Però... Ma, diciamo, allora, il fatto che ho smesso, perché comunque adesso, non tutti sanno la mia storia, io ho fatto l'ultimo anno in Astana, diciamo che è stato un anno bellissimo perché ho vinto il Giro d'Italia con Vincenzo, sono andato molto forte, ho vinto il Giro di Svizzera con Lopez, avevo preparato la grande, la Vuelta, sono stati degli intoppi familiari che purtroppo, insomma, non mi hanno fatto vivere il momento in maniera più serena possibile, però insomma ero andato alla Vuelta motivato e tutto. A metà Vuelta mi è arrivata la comunicazione da Vinokurov che non mi avrebbe rinnovato il contratto, quando avevo già un accordo diciamo portato avanti appunto dopo il Giro d'Italia, dopo la vittoria del Giro d'Italia, e avendo rifiutato oltretutto anche altre offerte, e diciamo che mi hanno messo veramente in difficoltà, perché poi tutti i piani che avevi si stravolgono. Era metà settembre, nel ciclismo attuale metà settembre è impensabile trovare una squadra, quindi ho dovuto rimboccarmi le maniche. Oltretutto in quella Vuelta ho avuto la perdita di mio suocero, e tant'è che mi ero ritirato. Io non l'ho mai detto, non l'ho mai resa pubblica, ecco la cosa, e tanti pensavano mi fossi ritirato perché non avevo voglia, perché invece insomma, c'erano altre conseguenze dietro. Insomma, ho cercato di darmi da fare. A un certo punto mi sono trovato davanti alla situazione che per correre avevo l'opportunità di farlo in mountain bike, la cosa non mi dispiaceva, perché comunque ho sempre sognato un po' il mio fine carriera nella mountain bike, nelle marathon, che mi piace la natura, mi piace andare in mezzo ai boschi, ho sempre praticato la mountain bike, quindi non mi dispiaceva neanche la cosa. Sfortuna ha voluto che ho trovato delle persone, un ambiente che insomma dai, hanno portato a una separazione dal ciclismo, insomma, ecco. Quindi da lì ho iniziato a lavorare, dopo un annetto circa ho ricominciato a pedalare. Ho iniziato a fare le marathon, ovviamente abbinate al lavoro, quindi mi allenavo nella pausa pranzo, ho ottenuto dei buoni risultati, sono contento. A un certo punto, dopo un annetto e mezzo che correvo, ho deciso appunto di smettere, perché comunque avevo iniziato a lavorare in Sella Italia e non mi permetteva più di allenarmi. Diciamo, questa è stata un po' la situazione. Il fatto che io non volevo smettere è perché avevo 29 anni,
ero arrivato a una maturazione sia fisica che mentale, forse molto più mentale che fisica, perché la maturità fisica l'avevo già raggiunta qualche anno prima, però la maturazione mentale è quella che ti rende consapevole del fatto delle tue capacità fisiche, di quello che puoi dare al ciclismo, di quello che puoi dare alla squadra per cui corri, la consapevolezza di cosa puoi dare ai tuoi compagni. Quindi è arrivato veramente alla maturità di un atleta. E questo è stato un po', diciamo, la mia grande sofferenza, perché comunque è stata dura per me separarmi dal ciclismo. Adesso prima l'ho fatta anche in maniera un po' semplice, però insomma, consapevole di essere arrivato a questo punto, è stato difficile, insomma, ecco. E anche perché, come ti ho detto all'inizio, di aver dedicato comunque una vita in funzione del ciclismo, perché fin da bambino fino a 30 anni uno dedica una vita alla bici per poter comunque stare ad alti livelli. Poi, come sempre ho detto, cioè, molta gente non capisce, anche delle volte quando correvamo, dicono, cioè, se vai piano perché vai piano, se vai forte perché vai forte, però alla fine il sacrificio e la fatica è uguale sia per quello che vince che per quello che arriva a mezz'ora. Anzi, dalle volte è il contrario. Spesso di più, perché non hai neanche almeno la motivazione mentale, la grinta che ti dà casomai il fatto di essere stimolato nella vittoria. No, oltre a quello, il fatto è che quando andavo piano, cioè io pronti via partivo e soffrivo. Cioè, ero un punta di sella. E cavoli, vedevi adesso Nibali o Gilbert, i Sagan, così, che praticamente fumavano vicino a te e dici, che cazzo ci faccio qua? Allora, lì, quando ci sono questi momenti, insomma, che capitano nell'arco dell'anno, ti dici, che cazzo me lo fa fare? Beh, è che capita spesso. No, poi adesso io ho avuto la fortuna anche di correre con squadre grosse, no? Io mi ricordo una tappa al Giro d'Italia, all'ultima settimana, mancavano 3 giorni alla fine, ero con l'Astana, con Fabio Aro, quell'anno dovevamo ancora vincere una tappa e ovviamente a 3 giorni dalla fine eravamo secondi e terzi in classifica e dovevamo vincere una tappa, cioè qualcosina dovevamo vincere. Praticamente ci ha messo a tirare pronti via, ma si dovevano fare 260 chilometri, poi si arrivava a Cervinia, quindi in Valle d'Aosta, si facevano 3 salite da 20-25 chilometri, ma i primi 130 chilometri erano tutte in pianura. Pianura in Val d'Aosta, sai che... Sì, vabbè, vallate. Esatto. Praticamente abbiamo tirato 130 chilometri, io e il povero Andrei Zeitz, con 8 corridori in fuga, e li abbiamo tenuti a 2 minuti. Poi, sotto la prima salita, ci siamo spostati per far posto a Vincenzo, a Fabio, c'era Fabio, scusami, Fabio e Landa. Ma io ero già tutta, e dovevo scalare ancora 3 colli da 25 chilometri. Quindi, cioè, chi arriva a mezz'ora deve fare una fatica bestia. Eh sì, per tante ore. Quindi ci sono tante cose che ti portano a fare molta più fatica rispetto a un capitano. Quindi, insomma, non è facile. No, ti stai emozionando però. Sì, perché comunque sono bei ricordi. E in quel momento, guardati, con le Madonne che non ho tirato quel giorno. Però sì, alla fine, come ti dicevo prima, no, sono i ricordi che ti rimangono. E adesso raccontarli sono belli. Non mi capita spesso di raccontarli, perché poi cerco di... Dai, poi con le amicizie che ho, le ho raccontate, sono raccontate, mi prendono in giro. Insomma, dai. No, vale, ci sta. Poi io penso che sia anche un po' una forma di difesa mentale, di tutela mentale, quella che quando smetti dopo un po' anche cerchi di parlare un po' meno del tuo passato e di parlare di altro, perché casomai non vuoi... Perché poi delle volte sono belli i ricordi, però delle volte c'è sempre anche un po' di amarezza, delle volte uno casomai quando ha smesso da poco
parlare di quel mondo lì che comunque, tra virgolette, hai abbandonato, ti è stato tolto, comunque è stata una decisione un po' dura, insomma, riparlarne non è che delle volte sempre fa piacere. Poi c'è la sera, casomai, che con tre birrette ti lasci andare, poi casomai per due mesi, se uno ti fa la domanda, eviti o fai finta che ti squilli il cellulare. Esatto, esatto. Ma basti pensare, io il mondiale che ho vinto da juniores, io non ho mai visto la replica intera. Mi credi? Io non ho mai visto il mondiale che ho vinto io. Beh, puoi guardarlo adesso, Boh, non lo so. Devo aspettare il momento giusto. Probabilmente lo guarderò con mio figlio, quando sarà più grande, mia figlia. Boh. Fino adesso non ho mai avuto l'esigenza o non ho mai avuto il coraggio di guardarlo. E comunque ascolta, sono emozioni... proviamo a partire un attimo da lì. Nel 2005 vinci il mondiale juniores, ciclocross. Sì. Allora, io correvo già... E la Coppa del Mondo anche. Come? Ho vinto anche la Coppa del Mondo quell'anno. Coppa del Mondo, cioè. Io correvo già nei professionisti da alcuni anni e sentivo parlare di te, ma non sapevo neanche chi cazzo eri. Sto sfigato che fai il cross. No, per amor di Dio. Cioè, no, scherzo. No, cioè, io sentivo dire che questo qua era un talento, una promessa, un fenomeno del ciclocross. Poi sai, in Italia il ciclocross è meno, tra virgolette, pubblicizzato che in Olanda o in Belgio. Assolutamente. Però comunque sai, iniziavi a leggere articoli sui giornali, ti capitava, all'epoca c'erano i primi siti di ciclismo, come lo so, tutto Bici Web, se non dico per qualcuno, e ti capitava di leggere qualcosa su di te. Quindi io le prime voci le avevo sentite che io già correvo nei professionisti. E vorrei partire un po' da lì, cioè tu comunque hai raggiunto l'apice, hai vinto Coppa del Mondo, Mondiale, Ciclocross, e non è scontato, adesso è scontato che se vai forte Ciclocross puoi diventare anche un buon corridore su strada, un campione, ma all'epoca non era così, perché tanta gente forte che mi ricordo il vecchio Daniele Pontone, che comunque è stato uno in Italia fortissimo Ciclocross, poi su strada non ha mai fatto praticamente la mazza. Quindi non è scontato che poi la Ford Ciclocross potesse poi confermarsi su strada. No, poi insomma, adesso c'era Nils in Belgio, che è stato il numero uno del Ciclocross, Mario De Klerk, hanno corso anche su strada con la Rabobank, con la Domo Van Fleet, e non hanno ottenuto grossissimi risultati. Ma questo era anche perché comunque era un altro tipo di ciclismo, le squadre erano molto più restie nel guardare oltre la strada. Adesso diciamo che grazie anche all'avvento di Sagan, di Van Der Poel, di Van Aert, diciamo le squadre si sono aperte anche molto di più mentalmente, ecco, i manager si sono aperti molto di più, questo sì. Tant'è che dicevi prima che appunto negli anni scorsi, cioè negli anni passati, le squadre non puntavano molto sui crossisti. Io mi ricordo quando ho vinto dai mondiali da juniores, io ero già seguito dalla Quickstep, perché sai benissimo che le squadre professionistiche hanno dei gruppi di giovani che seguono, che fanno fare i training camp, queste cose qui. E io mi ricordo che quando ci sono i primi contatti, le prime riunioni, così mi dissero: guarda che in futuro, se firmerai con noi, molto probabilmente dovrai abbandonare il ciclocross. Quindi, cosa che se fosse adesso ti direbbero: no, fai il ciclocross, poi valutiamo fare uno stop e poi la strada nuovamente. Anche per capire la mentalità, come è cambiata nel tempo, non solo gli atleti. Ma tu, dopo che hai vinto Coppa del Mondo e Mondiale Juniores, cioè comunque avevi già capito che c'era odore di un futuro in bici, perché comunque quando vinci sei campione del mondo, insomma, sei là, al top. E poi comunque quando sei accerchiato o cercato da una squadra come Quickstep, avevi capito la tua testolina che potevi fare veramente, avere un futuro in bici, no? Da ciclista. Beh, sì, sarei ipocrita a non negarlo, insomma, quindi ma già da prima, nel senso che, ma non perché
avevo ottenuto grandi risultati, però la mia indole è sempre stata quella di diventare un professionista. Ho iniziato così per gioco in bicicletta, però cioè, mi piaceva allenarmi, mi piaceva la fatica, no? E andavo a vedere il Giro d'Italia e già pensavo a come sarei potuto essere io lì. E, tant'è che da ragazzino ammiravo molto di più i gregari che il capitano. E difatti poi anche per quello ho perso tante occasioni, secondo me, nella mia carriera. Perché cioè, il mio sogno era diventare un grande gregario. Non so come mai, però il mio sogno era diventare un grande gregario. Cioè, un faticatore. Un faticatore, esatto. Cioè, sì, mi piaceva vincere, perché vincere è una cosa fantastica, un'emozione indescrivibile. Adrenalina. Però quando guardavo i gregari, mi entusiasmavano. Ascolta, ma dopo che hai fatto quell'anno lì, sei passato Under 23 con la Zalf, no? E poi com'è stata poi l'avventura da allora Andre? Io sono passato alla Fior, diciamo con i gradi del campione del mondo, no? E quindi ho iniziato a ottobre con la categoria Under 23 nel ciclocross, perché sai che si parte qualche mese prima con... e, diciamo, quell'anno lì è stato un po' tormentato, nel senso che sono partito bene, ho fatto subito quarto al campionato europeo di ciclocross, da primo anno under. Secondo fece Stibar. Arrivò Niels Albert, che adesso ha smesso perché problemi al cuore, però era un fortissimo ciclocrossista. Arrivò da solo. Mi ha fregato una gara tappe in Francia? Sì? Sto bastardo. Zoccana, avevo staccato tutti i giorni in salita, l'ultimo giorno mi hanno fatto una torta con la squadra, è andato via un gruppo e sul gran ballon d'Alsace, l'ultima salita, siamo rimasti in 4 in 5, a 6 dell'arrivo mi ha guardato, si è girato, ma ha cacciato giù due denti, mi ha pianto lì. Ci sono rimasto male? Ah, beh, ti credo. Quell'europeo lì, era primo anno under e avevo fatto due gare. Prima, io non avevo corso molto. Io pronti via sono partito a bomba, cioè ero partito, non ricordo più se seconda o terza fila. Sono partito a bomba, sono riuscito a recuperare subito, andare davanti. Appena sono arrivato davanti, pam, sono partito. Ma cavoli, in parte me c'era lui, c'era Stibar, c'era Van Turnau, cioè tutti quelli che adesso sono lì davanti nelle Coppe del Mondo. Io sono partito a tutta. Lui ha buttato giù dei denti, come ha fatto con te, è venuto a prendermi, mi ha guardato, mi diceva, che cazzo vai? Poi, dopo un giro, io ero tutta, perché sono scemo anch'io, perché con questi qua dove cazzo vai il primo anno? Ero tutta, in un strappo, ha messo giù altri due denti, poi è partito, non l'abbiamo più visto. Io sono arrivato in volata con Stibar, Van Turnau, Marco Aurelio Fontana e io. E feci guardo. La settimana dopo andai in Coppa del Mondo, Niels Albert correva con gli Elite, io avevo corso con gli Under, e lì è successo un massacro, ho rotto ruote, ero davanti, erano i primi cinque fino a metà gara, ho rotto ruote, ho fatto un massacro. E poi ho continuato la stagione, però non sono più riuscito ad essere così brillante, non lo so come mai, però non sono più riuscito ad essere competitivo come volevo. Al mondiale ero nei 15-20, però niente di eclatante. Iniziò la stagione su strada, io recuperai per 3-4 giorni senza bicicletta dopo il mondiale, dalle prime corse mi piazzavo sempre davanti. Ciano Rui mi portò all'internazionale di Trieste. Pronti via, sono partito in fuga da solo, mi ha ripreso a 3 chilometri d'arrivo e da lì è nato un po' tutto, no? Poi ho vinto il Giro del Veneto, ho vinto il Trofeo Matteotti, ho vinto una tappa al Giro del Veneto,
ho ottenuto ottimi risultati dal primo anno. Fortuna ha voluto che fossi giovane, tanti non mi conoscevano, ho potuto avere molto più spazio, però è stato un anno che veramente mi ha lanciato, perché poi a maggio, no, giugno, firmai il contratto con la Quickstep al campionato italiano. Sì, sì, al campionato italiano io feci quarto o quinto, non mi ricordo più. Dopo l'arrivo vedo la chiamata Alvaro Crespi. Ho detto, ho guardato la TV, l'italiano TV, vorrà farmi i complimenti. Mi fa, oh, vieni qua che firmiamo, vieni qua che firmiamo. Perché poi loro erano lì a 10 km, perché il giorno dopo correvano i professionisti. E sono andato su, mi fa, oh, allora quando è che passi? Ci siamo messi d'accordo, faccio altri 2 anni a dilettante, e lì feci un grave errore, e poi vi dirò il perché. E passai e firmai il contratto. Dopo qualche giorno, insomma, mi arrivò il contratto a casa, lo firmai e lo depositarono. E da lì è iniziato tutto, insomma. Ti dicevo che ho sbagliato a firmare quel contratto, non tanto perché cioè, il contratto era ottimo. La cosa sbagliata era restare nei dilettanti. Sicuramente ero giovane per passare professionista in quegli anni, perché comunque era un ciclismo un po' diverso rispetto a quello che c'è adesso, però mentalmente mentalmente mi ha un po', che poi del tutto non è stato il primo film in contratto. Il primo film in contratto è stato Franco Gini e Palmiro Mascarelli, che due persone favolose nei miei confronti, perché si sono comportate benissimo, ma poi ti spiegherò anche questa storia. E no, ti dicevo, firmando quel contratto lì, mi si è un po' spenta la lampadina, perché non avevo più quel mordente, no? Quando sei dilettante e voglia di passare, hai voglia di dimostrare per firmare un contratto, e lì si è un po' spento un po' la magia del dilettantismo per me, no? Feci il mondiale quell'anno, arrivai davanti, feci l'europeo, però mi mancava quel mordente, lo stimolo. Sì. Eri già un po' appagato. Sì, diciamo così. Poi ho ottenuto tantissimi risultati, perché secondo, terzo, quarto, però se hai il coltello tra i denti, il secondo lo trasformi in primo, il terzo lo trasformi magari in un primo, o invece di arrivare secondo magari arrivi decimo, però hai provato a vincere. Invece così dicevo, vabbè, sono davanti, siamo in 7-8, io facevo già i miei conti, faccio la volata, arrivo terzo, sono già sul podio, sono contento, così. Cioè, capito? Sono ragionamenti sbagliati quando sei atleta, perché quando sei atleta devi vincere, specialmente quando devi dimostrare. E quello lì mi ha un po' segnato la carriera, no, però mi ha segnato quei 2 anni lì, sì. Per questo dico che... Diciamo che lì hai perso 2 anni, hai perso un po' di opportunità, che potevi casomai faticare di più da professionista con un'attività casomai ridotta, però imparare e prendere qualche palata subito nei denti e... Esatto, perché correvi con il coltello tra i denti, cioè prendevi le badilate, però le prendevi con il coltello tra i denti. Cioè, lì mi collego al fatto di Palmiro e il povero Franco, che mi proposero da juniores passare a professionista, che poi la cosa non si fece, perché insomma ero troppo giovane, cioè, lì sono stato io a un po' a bloccarmi un attimo, ho avuto un attimo paura. Però secondo me, se avessi fatto un passaggio così con una squadra come era l'Acqua e Sapone in quegli anni, mi avrebbe portato al mondo del professionismo in maniera un po' più graduale, con un programma più piccolo, che okay, vai a fare le corse piccole in Francia, fai le 2-3 corse piccole in Italia, vai a correre una volta in Belgio, vai a correre qualche volta in Est Europa, cioè, come posso dire, vai ad amalgamare più in maniera un po' più soft, no? Quello che è il mondo del professionismo, perché poi insomma, no, non è facile,
Ma perché quando hai firmato, adesso ti faccio delle domande così un po', perché mi piace approfondire, perché poi, cioè, sentire queste storie qua, tipo io mi sto divertendo un sacco, mi appassionano un sacco, perché poi io dico sempre le storie sono le cose belle, cioè storie di Ah, persone. ma io penso che non le ho mai raccontate queste storie, la prima volta che insomma racconto E tutte queste anche cose. stasera la prima volta, zio Candy, che facciamo fare le cose a qualcuno. No, Salutalo. salute Davide. Dai, bevi la zio casta birra che diventa calda. Cioè, ti spiego una cosa. Prima cosa, non devi essere imbarazzato se ti bevi 20 birre con me, perché tanto non gli frega un cazzo a nessuno. Perché, come dico sempre, se non gli va bene, guarderà qualcos'altro. Noi, io e te, siamo in salotto o siamo in osteria a mangiare polente, osei o salame e birrette, che ci sta. Quindi. No, però dico, perché quando ti hai chiamato Crespi della Quick Step a firmare il contratto, che avevi già fatto un mega anno da under, non ti ha fatto passare subito l'anno dopo e ti ha fatto altri 2 anni? Perché casomai ti poteva stare juniores pro di colpo, però già dopo un anno, che comunque avevamo visto vai forte, si arriva davanti, perché non hai fatto subito il salto Beh, io in verità volevo all'interno? farlo. Io volevo farlo. Cioè, mi sentivo pronto per farlo, perché comunque avevo la consapevolezza di aver ottenuto dei buoni risultati da dilettante, no? Però sai che insomma ci sono anche degli accordi tra squadre dilettantistiche, professionistiche, dai, lasciamelo ancora un anno, lasciamelo ancora 2 anni. E quindi poi anche parlando con Rui, così, perché poi ero lì al campionato italiano, ero con Luciano Rui, e lui sapeva già che Crespi mi chiamava, perché si erano tenuti in contatto per sapere come andavo, cosa facevo. E insomma, nel tragitto dall'italiano nostro all'italiano dei professionisti, che hanno circa 20 minuti di macchina, mi aveva un po' parlato di questa cosa, del contratto, e mi disse: guarda, noi avevamo un piacere tenerti ancora un anno o due, sai, quest'anno sei andato forte, però abbiamo un progetto. Quindi ci sono state queste situazioni che insomma mi hanno convinto a rimanere dilettante ancora per un po'. Controvoglia, ripeto, controvoglia, difatti un po' me ne pento, me ne pento, però secondo me potevo avere una Allora, no, crescita diversa. ci sta che, oh, ragazzi, cioè, anche me ne pento, ci sta che uno comunque a 19-20 anni non ha la capacità anche di prendere scelte così importanti. Cioè, delle volte uno sbaglia, io ho sbagliato Sbagliamo anche sempre, ieri. sbagliamo sempre, Ho sbagliato tutti anche i giorni. ieri, oggi, cioè, cioè, che sono passati altri 20 anni, quindi normale, ma sai. Poi penso sempre che in quel periodo lì, quando inizia ad andare forte da dilettante, che ti cercano tutti, sei un po' l'idolo dei paesini, vai alle corse, tutti ti guardano, le squadre ti fermano, poi ti chiamano le squadre professionisti, te ti senti un po' perché fino alla settimana scorsa non ti cagava nessuno, poi ti No, senti ma un poi, po'. a parte quello, ma cioè, te immagina, al primo anno dilettante ho vinto tantissimo, ho ottenuto tantissimi risultati in pochissimo tempo, quindi nel mio piccolo mi era capitata, dai, mi era venuta sopra una bolgia di persone, no? Da procuratori a manager, di tutto. E quindi a 19 anni, sì, è vero che avevo vinto il mondiale l'anno prima, però vivi ancora nel mondo delle favole, dei Insomma, ci trucchi. sta. No, ci sta, ma poi sai, poi penso che, insomma, c'è chi mentalmente a quell'età lì è già più predisposto e chi abbia bisogno casomai di qualche annetto in più, che possono essere 22, 25, perché non è detto che uno, cioè, determinate cose le capisce o è maturo per quel, casomai uno è maturo per tante altre cose, ma per il mondo del lavoro, di prendere scelte così importanti che è il mondo del lavoro, non è casomai così pronto per affrontarle, quindi casomai si siete anche un po' spaesato, spiazzato. Poi casomai c'è quello dietro che c'ha, non so, il papà un po' padre padrone che si impone lui, oppure ha un
ha la fortuna di incontrare un procuratore o un manager che lo prende e che fa veramente i suoi interessi, e però c'è anche quello che casomai parte in macchina col direttore sportivo degli Under, che in un quarto d'ora ti dice: guarda che forse andiamo là, forse passi professionista, vedi te, però sai, ci fa, mi farebbe, te la mette anche un po' sul, sì, te la mette anche un po' sul sentimentale. A me quando mi hanno portato là, anche a me, che io ho vinto tante internazionali, quindi alla fine ero gettonato anche, e avevo tante squadre che con cui potevo andare. Alla fine, quando mi hanno portato là, continuiamo, sai, però sai, hai tanti punti, costi tanto, il tuo cartellino costa tanto, sai, bisogna che trovi un accordo qua e là, e sai, te sei lì che dici: ma io devo passare professionista, questi mi stanno già facendo pesare il fatto che il mio cartellino costa tanto, come faccio? Quindi ti trovi in situazioni che, cioè, detto grezzamente, da ragazzo, ma te che cazzo ne sai? Cioè, cazzo ne sai? No, infatti, ti trovi davanti un mondo che... Ma non per fare una colpa alla squadra, alla Zalpe, perché poi adesso ragionando, lì per lì volevo passare professionista, ma capisco anche loro che dicono: abbiamo investito dei soldi a farti passare dell'under, adesso che stai trovando risultati, comunque sei ancora giovane, aspetta un anno, cioè, fossi io direttore sportivo, magari potrei consigliarli anch'io così, non è che sto dicendo che loro hanno fatto sbagliando, però io mi sentivo pronto per passare professionista, capito? Cioè, ho sbagliato io a non forzare la cosa, ma questo è la maturità che ti porta a far questo. Però Davide, ahimè, non si torna più indietro. No. Mi dispiace tanto perché casomai con la consapevolezza dei giorni, dei nostri giorni, probabilmente saremmo capaci di fare meglio, però erano tanti anni fa ed è nata così. Sì, assolutamente, ma qua ne parlo sempre con molta franchezza, e perché non ho rimpianti, fondamentalmente. Non ho rimpianti. Lasciamo perdere come ho smesso di correre, però io non ho rimpianti perché ho veramente dato il 100%. Quindi ne parlo in maniera molto pacifica, no? Parla però, perché mi mette in imbarazzo. Perché, no, sai cosa c'è? Allora, io ti dico la verità. Allora, per me sei stato e sei veramente una piacevole scoperta, perché, e qua in casa te lo dico non, io sai che sono molto diretto, cioè un po' mi hai conosciuto, io non ho tanti sì, hai voglia, non ho tanti peli sulla lingua, e non sono uno che sono tanto lì a fare mancinerie, pipiri, va. Però è stata una piacevole scoperta, perché da quando, insomma, ci siamo conosciuti, diciamo, nel lavoro odierno, quindi... Sì, anche prima forse non ci siamo mai conosciuti, no, cioè, nel senso, sì, ci siamo visti forse qualche gara, però non ci siamo forse neanche mai parlati. Può darsi che ci siamo visti l'ultimo anno, due che ho corso, però non, personalmente non ci siamo mai conosciuti. E anche perché tra me e te comunque ci sono 8 anni di differenza, e quindi io sì. quando gli ultimi 2 anni, perché da quello che ho visto, cioè, meno male, da quando io abbiamo fatto gli ultimi 2 anni, che i miei ultimi 2 anni coincidevano con i tuoi primi 2 anni. Quindi, esatto, può darsi che ci siamo visti, ma non ci siamo conosciuti. Però ci siamo conosciuti dopo nel mondo del lavoro. Però, a parte quello, sei stata una piacevole scoperta, perché soprattutto, vabbè, che sei alla mano, sei un ragazzo veramente spontaneo, semplice, e questo l'avevamo già notato. Devo dire che la cosa per me che a tutti ci ha stupito in questo periodo è il fatto che comunque della tua semplicità, perché siamo in casa, è vero, siamo tutti in casa, tutti facciamo, siamo obbligati a stare, a non poter andare a lavorare, a non poter fare la nostra attività, e l'unica cosa che possiamo fare è fare qualche diretta, fare i rulli così, e già il tuo approccio, che comunque ci scrivevi in diretta, ci siamo sentiti per messaggi al telefono, ci siamo fatte le chiacchierate a parlare di un po' come vedevamo questa situazione, il mondo del lavoro, il mondo del ciclismo, eccetera eccetera, il fatto che ti sei messo a giocare con noi, a fare le gare virtuali, che sono poi delle cavolate, per stare in compagnia la domenica mattina, per me la dice lunga su quello che è la persona di Davide Malacarne, perché
comunque sei stato un ex professionista, sei stato campione del mondo, hai corso squadre grosse, però sembra che non te ne frega la mazza, nel senso che ad oggi viene a fare l'Amstel Gold Race o la Lesi Bastogliesi su Rulli con noi, che cioè, con tutto rispetto per quelli che li fanno in compagnia, che ci seguono, ma è una gogliardata per stare in compagnia domenica mattina e per ridere un'oretta e mezza. Però cioè, tu hai partecipato all'iscrizione il giorno prima, hai partecipato alla gara, hai partecipato alla premiazione, cioè alla fine sono cose che non sono da tutti. E quindi per noi davvero, per noi davanti, cioè se dovete dire Malacan, mito. Cioè, per noi sei... Allora, ho partecipato molto alle tue iniziative, anche a quelle anche di altri, ma perché ho visto un approccio positivo, no? 60 all'ora si posta in maniera positiva, il programmare la corsa domenicale in maniera così goliardica. A me fa piacere partecipare, perché uno, mi passo il tempo anch'io, lo faccio in maniera goliardica e comunque adesso l'amatore, no? Il semplice amatore, essere insieme a un ex professionista, secondo me, da quando ero bambino vedevo il professionista come una cosa magica, no? Inarrivabile, no? Quando ero professionista pensavo al bambino che ero io, quindi per me ogni bambino era importante, ogni bambino stava realizzando il suo sogno quando mi guardava, no? E stessa cosa l'amatore, cioè, penso quanti amatori ci sono per strada lungo il Giro d'Italia, no? Che ti ammirano, che avrebbero voluto essere al tuo posto. Cioè, ho sempre pensato che se esistono i professionisti è perché ci sono gli amatori, ma non è viceversa. Sì, sì. E purtroppo molti professionisti pensano il contrario. Ma guarda, io ti dico, io prima ho letto un commento, adesso non mi ricordo chi, che di aspetta, provo a vedere veloce se riesco, perché... No, aspetta, te lo trovo, te lo aspetta, stai lì. Dove cavolo è? Qua. No. Stai lì un attimo che te lo leggo. Zio canta, non lo trovo più. Comunque, intanto che te cerchi, volevo dire che, insomma... Mi fa piacere queste cose, perché sono cose che aggregano tutti, quindi insomma, mi piace partecipare a queste cose. No, questo qua l'ho trovato. Scusa, vai, finisci, Davide. No, dico che te lo fai in maniera propositiva, coinvolgi molto, cioè hai trovato l'Amstel Gold Race, la Roubaix, il Fiandre. Cioè, sembrano cavolate, però... Domenica il mondiale, io partecipo, cioè voglio vincere la maglia. Zio Kai, che sei a Maia. Cioè, mi fa piacere a me, penso a un amatore, nel senso che io comunque ho fatto quelle vere, no? Però mi piace rivivere le cose così, anche perché poi mentre pedalo, no? L'altro giorno abbiamo fatto la Liegi, ripensavo... alla Liegi che ho fatto io, quanta fatica facevo. Ah, mi ricordo, fatta l'Amster, che mi hai scritto, ho dato la foto con le birre in mano, mi ha detto, zio Kama, quando il problema non erano le salite, erano le discese con i ventagli, zio Kama, i rilanci. Mamma, e ho detto, zio Kama, là è un macello. Però, ma io cioè, poi lo no, leggi quello che hai trovato, sennò poi ci perdiamo. No, ce l'ho qui. Dice, no, perché si collega al mio a quello che è il mio modo di vedere queste cose qui. Uno dice, Davide BK, che si chiama David Pastro, dice, Davide è quel tipo di persona che nell'apice della carriera da pro si fermava ad aiutare un amatore a riparare la ruota bucata, testimone io al pedale Feltrino, chapeau. E questo fa capire come tu sei, come ti sei sempre posto nei confronti dell'appassionato ciclista. Ma io questo lo condivido anch'io e sono sempre stato così anch'io. Cioè, nel senso che ero quello che casomai tornava indietro in salita, se vedevo una difficoltà e lo spingevo su. E,
Perché mi faceva, oppure che mi fermavo, sai, a dire una battuta in salita quando vedevo uno che faceva fatica, oppure quando gli dicevo dietro, dai, mettiti a ruota che ti porta a casa in pianura, to, e lui mi diceva, non ce la faccio più, gli dico, dopo, gli davo il gel, prendi il gel, stai zitto, prendi il gel, stai a ruota, cioè. Però questo è sempre stato il mio approccio, ed è l'approccio che ho adesso, che abbiamo adesso, con le persone che si pongono con noi in un certo modo. Perché dopo c'è l'altro tipo di persona, di amatore, che si pone come il campione, il fenomeno di Strava o di Swift, che quello, dal mio punto di vista, è insopportabile ed è inconcepibile e non gode neanche del minimo rispetto nei miei confronti, cioè proprio perché è completamente fuori da quello che io vedo e intendo il mondo del ciclismo. Per gente che come tutti noi, come me, come te, lunedì mattina poi va a lavorare adesso. E quindi quella cosa Ma lì. poi io dico sempre, no? Se uno aveva le doti, lo faceva, hai capito? Ma dopo c'è la scusa, ma io. Ma sai, no, dai, ma sai quanti che arrivano che dicono, ma perché se io avessi iniziato a correre da giovane, perché io ho iniziato a 35. Dico io, tu sei un 1.300 con l'impianto a metano. Sei un 1200, dico, tu sei un 1200 con impianto a metano e un cilindro non va. Però, e queste cose qua mi fanno sorridere, e queste persone, e queste persone, questo modo di vedere il ciclismo così, quando si paragonano a gente come te che ha corso i livelli o come gente che adesso corre in televisione, sinceramente non può sposare quella che mia è di 60 all'ora, che è comunque sì, facciamo le cose in modo professionale con un approccio goliardico e per condividere la pedalata, lo sport, le due ruote e poi per farci una birra in compagnia. Questo è il succo, Ah, perché anche la ma pedalata domenica mattina dove ci facciamo questa mega pedalata, noi dopo domenica ci siamo fatti una padella così di tortelli di zucca e ci siamo bevuti 3 bottiglie di vino. che spettacolo. Sì, eh. Aveva sudato come dei matti. Fatica domenica, eh. Però vedi, cioè per me questo è un tuo lato veramente bello e che forse in parte l'avevamo percepito, però ti dico, sai, non potendo approfondire anche le conoscenze più di tanto, perché comunque sai, casomai quando lavori sei sempre a tutta, eccetera, eccetera, non c'è mai tempo Va, siamo in un mondo frenetico. In questo periodo qua devo dire che tutti noi, dai primi noi dello staff 60 all'ora e poi anche tanti del team così, tutti hanno notato questa cosa tua, eh. Cioè, perché Beh, insomma, comunque. fa parte un po' del mio modo di essere. Adesso, anche quando ero professionista, io d'inverno, quando ero a casa, avevo un maxi gruppo che partiva con me. Io abito qui a Fede, in un paese dimenticato dai lupi. Non dimenticato nel senso che comunque ciclisticamente parlando non ha mai dato grossi campioni, ecco. Però insomma con la mia Honda, con la Gran Fondo qui a Feltre, con il pedale Feltrino, comunque una grossa società qui locale, il ciclismo si è rilanciato molto, no? E mi sono ritrovato da professionista che io partivo, eravamo in 15-20 nella Feltrina, in una strada che porta giù verso Val d'Obbiadene, questa strada in mezzo alla valle, che se becchi i ciclisti ti becchi di quelle suonate che non finiscono più. Però eravamo in 15-20, arrivavamo a Val d'Obbiadene, c'era un altro gruppo che ci aspettavano, perché sapevano che chi veniva via con me non era mai lasciato da solo, perché sapevano il giro che facevo. Io dicevo, vado su 15-20 minuti, poi torno indietro, aspettatemi, semmai vi avviate verso quella strada, ci ribecchiamo. E alla fine era un gruppo, c'era gli amatori, donne, c'era un po' di tutto, no? Io ero professionista, ma io facevo il mio allenamento. Però mi è sempre piaciuto coinvolgere la gente, no? Ci si fermava al bar, dai, insomma, si faceva gruppo e non importava se andavi piano o forte, eh. Poi, ovvio, quando dovevo allenarmi mi allenavo da solo o portavo via con me quelle due o tre persone, però nel giorno della distanza, che sapevo che la natura era più controllata, che riuscivo a fare i miei lavori, mi
piaceva portarmi via anche il classico amatore, perché no? Anzi, delle volte mi tirava il collo. Pensa che adesso ti racconto, una cosa che ti fa sorridere. Allora, quando ho smesso di correre, dopo che avevo perso 60 all'ora, avevo finici. E allora anch'io, dal lunedì al venerdì, mi allenavo per conto mio. E anche la domenica. Però dai, di solito il sabato organizzavo questo gruppo, che eravamo in 20, 30, 40, eccetera, eccetera. Che eravamo, non so, le 5 ore, quindi 140, 150 chilometri, questo andava in live, sai, 32 all'ora, le salite, poi in cima prendevi l'acqua alla fontana, discesa, altra salita, io la facevo due volte, e poi tornare a casa, ma cavolo, 40 chilometri, cioè, ragazzi, potete dividere, mi mettevo tipo a 39-40 all'ora, mettevo lì con le mani sulle leve, facevo un'ora di medio, mi mettevo al medio, facevo un po' di medio, 40 all'ora, facevo il medio. E gli dicevi che era lungo, però. Dicevi che era lungo, tranquillo. No, beh, dai, 40 all'ora. Sì, no, scherzo. Però io mi divertivo, quando facevo queste cose qua, mi divertivo a dire agli altri, ah, oh, ma io andavo via tranquillo. Era tutta magari. No, no, facevo un'ora, al medio, tipo, non so, sai, a 160 pulsazioni, 165, non so, 182, così facevo il classico medio, 40 all'ora così. Però la cosa sì, e li portavo a casa, infatti sta scrivendo qualcuno che sì, c'ero, anch'io mi ricordo, e mi ricordo che una volta c'era uno che era venuto in squadra, ma aspetta, abita qui a 2 chilometri, ma è un celebro leso, cioè, infatti è durato un anno con me, poi gli ho detto, ah, cavati al cazzo, perché... Mi fermavo sempre, anche quando correvo al bar, a prendere un panino Coca-Cola, sempre. Panino Coca-Cola, caffettino, cioè, sai, su 5 ore una sosta di 15 minuti, panino e Coca-Cola, e poi si riparte. E sto qui, io, sai, panino, Coca-Cola, mi metto, sai, sul tavolino al sole fuori, mi siedo, vaccato. panino, sì, maglia aperta, panino, e questo qui che faceva gli scatti davanti al bar, e dice, vieni qua. E lui, no, no, ho detto, ma cosa c'è? Non mi posso fermare perché mi devo allenare. No, tu sei rincoglionito, dicevo. Sei scemo. E sto qui faceva così, oh, davanti al bar 100 metri. E lui non si fermava perché diceva che perdeva l'allenamento, eccetera. E ho detto, guarda, che tu bisogna che vai con l'altra parte, non puoi venire fuori in bici con lui perché tu sei un celebro leso. Ma ce n'è di gente così. Ce n'è, ma tu puoi fermarlo. Ma tu ti puoi fermare al bar e vedere uno che ti fa così davanti al bar? No, ma ci sono anche dei professionisti che sono così. Ci sono anche dei professionisti, ma sono quelli che vanno piano. Cioè, fatalità, sono quelli che vanno piano. Però sono bei ricordi, eh. Guarda, Insomma. dimmi, dimmi, dimmi. No, vai, dimmi te. Ah, dico, io racconto sempre un aneddoto che quando sono passato professionista, il mio punto di riferimento era per me stato un ragazzo fantastico, che era un enfant prodige, era un fenomeno, che era per me, penso che in quell'epoca lì era il talento più grosso che c'era in Italia, più forte di Basso, di Luca, di Bettini, e si chiamava Giuliano Figueras, Beh, Giuliano era un un fenomeno. fenomeno. Un fenomeno. Campione del mondo a Lugano, passa professionista a Mapei, vince tappa alla Parigi-Nizza, batte Jean Laberge, fenomeno. E lui era venuto a abitare qua vicino a casa mia, cioè vicino a qualche decina di chilometri, 25 chilometri. E allora ci trovavamo a metà strada e andavamo a fare allenamento. Allora, io mi ricordo, sai, nel napoletano, uè Fabio, uè, fa domani distanza. Allora, lui partiva, tu lo vedevi sai, col 53-17, e col 53-17 fai 35-36 all'ora, 37, 25. 26-27. Lui faceva 26-27 all'ora, faceva quattro pedalate, poi saltava in piedi, ma tu devi capire, parlava solo di cazzate. Poi dopo lui si metteva, sai, a 28-30 all'ora, facevamo la prima salitella, cioè. Però sai, giustamente io, per me lui era il top, quindi io lo lasciavo fare, cioè non è che
andavo davanti. Quindi, e lui faceva la prima salita, casomai di 10 km, piano. Ma piano. E con noi c'era Mazzanti, che è stato tanti anni anche lui nazionale. Sì, beh, lui invece, corso con lui. E lui invece doveva andare sempre avanti, tutto, e lui sempre dietro, che gli borbottava, gli diceva Mazzanti, Mazzanti, vai, tanto non va un cazzo. E praticamente, cioè praticamente su un allenamento di 6 ore facevamo le prime 3 piano. Poi lui mi diceva, oh giovane, bisogna che ci fermiamo all'alimentari a prendere il panino. Allora, io, la scena era, arrivavamo all'alimentari, prendeva il panino, lui c'aveva la fissa del prosciutto cotto, tagliato fine fine, perché diceva che gli veniva fuori il sapore del prosciutto cotto con la Coca-Cola. Uscivamo dal supermercato, ci sedevamo, sai, tipo sul marciapiede, così lui si toglieva le scarpe, si apriva la maglia, stava mezz'ora perché lui doveva mangiare il panino con prosciutto cotto e bere la Coca-Cola. Cioè, per dirti che aveva l'approccio super tranquillo, non aveva, sai, l'ansia di dover fare. Cioè, lui diceva, ma intanto io vado a forma, che cazzo. Cioè, nel senso, aveva proprio questo approccio molto, molto leggero all'allenamento, cioè non aveva, sai, l'ansia di dover fare le ripetute, la salita tutta, e comunque di suo, quando poi andava. Ma poi sai, i campioni sono sempre un po' estroversi, eh. Ognuno, io ho corso con dei campioni che, mamma mia, starci vicino, era pazzi. Cioè, Vauclair. Vuoi parlare di Vauclair? No, aspetta, questo adesso siamo pronti, siamo seduti. Ascolta una cosa, fra un minuto... Usciamo e rientriamo, dai. Sì, sì, va, ok, già capito. Usciamo, rientriamo. Eh sì, ciao. Addio, cane, sì. È ovvio. Stu a tutto, che ritacchiamo. Ok, vai. Quindi usciamo adesso e rientriamo con... Thomas Vauclair, vai. Ok, fuori controllo. Dai, esco, entro. Vai, ragazzi, ricollegatevi. Ecco, siamo di nuovo live, ragazzi. Adesso arriva la serata top, arriva la parte top della serata. Tad, stasera qua entriamo nel vivo, entriamo nel retroscena. Lo sapevo che con Davide potevamo andare a spingerci oltre. Oh, sì, tocchi? Oh, partiamo subito con Thomas o partiamo in scala, facciamo Tom, Bone, pazzo scatenato. Sì. No, facciamo prima Vauclair e poi Bone, che comunque sai. Ma poi c'è Nibali, c'è Aru. Va bene, dai, abbiamo tempo. Io sto qua, adesso mi fanno un altro gin tonic dallo staff, sto qui, mi prendo un cuscino, non ho problemi. Guarda dove sono io. Sei per terra? Sono seduto per terra io. Mamma mia, oh. Che io cazzo. Sono seduto per terra qua, vedi, vedi qua, sarà il mio futuro, vedi questo qua, vedi? Sai cos'è? Vedi? È un locale. No, è una miniera. E il mio futuro andrà a lavorare in miniera. Va. Dai. Allora, sì ragazzi, stappate, vedi, scrivono, stappate la voce di vino birra che stasera si regala. Partiamo da Thomas Vauclair, ok? Allora, innanzitutto io venivo fuori dalla Quick Step, passo in Europe Car. Quindi ti racconto anche un po' il mondo dell'Europe Car, perché anche quello è un mondo... Cioè, giusto per capire com'era poi Thomas, no? E, in Quick Step facevamo i ritiri dove era vietato uscire, dove allenamenti, 6 ore, 7 ore, cioè ci ammazzavamo, il ritiro era, ci si ammazzava. Vado in Europe Car, firmo il contratto
fine agosto, primi di settembre, sai, firmo, vado su in Francia e dopo un mese mi arriva l'email del primo ritiro, che la prima settimana di novembre si va in ritiro. Così ho detto, che palle, cioè già la prima settimana di novembre andiamo in ritiro, una settimana, che cazzo, cioè cosa devo andare a fare nella settimana di ritiro? No, la prima settimana, era la seconda settimana di novembre se andava, boh. Volevo ammazzarmi, ti giuro, volevo ammazzarmi. Dopo 10 giorni mi arriva il biglietto aereo per andare a, in Guadalupe. Il ritiro in Guadalupe. Top! Ma il ritiro in Guadalupe. Cioè, Cuba, ok, Guadalupe. Martinica, cioè, giusto per capire dove eravamo. Boh. Insomma, arrivo all'aeroporto a Parigi, c'era anche Matteo Pelucchi con me, perché quell'anno è venuto anche lui. Due italiani allo sbaraglio proprio, cioè non sapevamo niente, cioè prima volta che vedevamo i compagni e tutto, dai, eravamo spiazzati. Andiamo lì, arriviamo in Guadalupe, mettiamo le camere e tutto, io guardo la lista delle camere, sono in camera con Roland, cavoli. Pierino Roland? Sì, poi da lì siamo rimasti sempre in camera insieme. Cioè, è stata coppia fissa per 3 anni. E anche lì ce ne sarebbero. E, insomma, la prima sera, sai, fanno riunione. C'era Bernadò, il manager della squadra, persona squisita, oltretutto. E ci fa, mi raccomando, questo qui comunque è un ritiro, non siamo qui in ferie. Alla mattina alle 7 si partiva in bici, cioè... Mettiamo in chiaro le cose. La mattina si partiva in bicicletta alle 7 e ogni giorno si arrivava su una spiaggia diversa della Guadalupe e i locali ci preparavano la grigliata, ci preparavano tutto, quindi ci si allenava, ci si divertiva. Quella sera lì è stato poi un disastro. Cioè, ne ho combinate di tutte. Cioè, Vauclair mi ha disfatto quella sera lì. Sono andato a letto capottato, così te lo dico in 2 secondi, perché è stata una cosa... era il compleanno di mia moglie, adesso non so se mi sta guardando, mi sono dimenticato. Top! All'epoca eravamo fidanzati. Non ti dico... fatto 2 giorni in incubo. Top. Belle, quelle cose di belle. Ma poi è stata bella perché l'ho chiamata subito, no? Dai, sai, ieri sera mi ha buttato in acqua, ho fatto congestione. Mi sono dimenticato. Invece avevamo bevuto l'impossibile. La mattina dopo ci siamo svegliati alle 6. È stata una roba... pazzesca, perché poi alle 7 si partiva in bici, se non fare 80 chilometri. 80 chilometri, non ho aperto bocca. Sai quando sei zitto, guardi solo per terra. Arriviamo su questa spiaggetta, ho sofferto 3 ore, è stata una sofferenza proprio, penso che è stato l'allenamento più sofferto della mia vita. Arriviamo su questa spiaggia, Claire ovviamente mi prendeva in giro, così, sai, ero arrivato nuovo, italiano, così. Questo qui è solo un aneddoto per capire com'era lo stile rockar. E arriviamo su questa spiaggia dove io era tutta la colazione non avevo mangiato, in bici non avevo bevuto, perché se toccavo qualcosa buttavo sull'anima. E Vauclair viene lì con una banana e una Coca-Cola, mi fa: prendi queste che ti passa tutto. appena toccate è venuto sul mondo. Sì. Mi sono messo sotto una palma, ho dormito 4 ore, mi hanno fatto foto, video, non ti dico neanche, è stata una cosa bestiale. Questo qui era il mondo rock car, comunque, no? un po' così, ci si allenava, ci si divertiva.
L'anno dopo siamo andati in ritiro in Spagna, abbiamo fatto una festa la sera, siamo andati fuori con il direttore sportivo e tutti, tutta la squadra usciti, eh. Cioè, sai benissimo che quando si va in ritiro è molto difficile trovare queste squadre. Eravamo usciti con il direttore, con massaggiatori, meccanici, avevamo fatto la baraonda, praticamente era un pub, l'avevamo occupato e abbiamo portato a casa il direttore finito, il giorno dopo tutti in bicicletta, cioè era una cosa stupenda, perché poi ti allenavi anche con la motivazione. Ma il fulcro di questo era sempre Vauclair, cioè Vauclair diceva, si partiva, si andava, no? Era pazzesco lui. Per dirti, a Giro di Baviera, il primo, non mi ricordo più se il primo o il secondo anno che ho fatto il Giro di Baviera, perché poi in Europe Car chi faceva il tour faceva il stesso programma, dalle Ardenne in poi faceva il stesso programma, quindi Giro di Baviera, Delfinato, campione italiano, per me campione italiano, per francesi, quindi campionato nazionale e poi il tour. Quindi il Giro di Baviera era un momento per ripartire, no? Però era una gara, non è che andavi lì per divertirti, cioè si voleva vincere. Però si faceva le tappe, si rientrava, di solito quando si rientra cosa si fa? Si fa il massaggio, no? Si fa il massaggio, si mangiano i cereali. Vauclair chiamava tutti, meccanici, direttori, così bevevamo 5-6 filtroni di birra così... E fino alle 8 si stava lì al bar vestiti da ciclisti, proprio una cosa schifosa. Si andava su, si faceva una doccia, ubriachi. Si andava giù, si mangiava un'insalatina, cosa vuoi mangiare? Eravamo pieni, mangiavamo le noccioline lì, i paninetti che ti preparavano lì in hotel, noi in hotel, al bar dell'hotel, quindi non avevi neanche più fame. Si andava a dormire finiti. Però ci si divertiva, si faceva gruppo e Vauclair era sempre l'anima, no, di questo gruppo. Cioè, un altro giro, vai, un altro giro, un altro giro, un altro giro. E questo faceva sì che si creava un gruppo bestiale, bestiale, il giorno dopo, in corsa, pronti via, si attaccava come gli animali. Cioè, una cosa... E Vauclair, era Vauclair che faceva le riunioni. Cioè, non era il direttore, era Vauclair. Era... Quindi anche un personaggio carismatico. Molto carismatico. È stato il corridore più intelligente che ho trovato sulla mia carriera. Cioè, sulla mia carriera è stato il corridore più intelligente che ho trovato. Adesso, al di là di questi aneddoti che ti spiego com'è il personaggio Vauclair, ti racconto questo aneddoto del tour. Io, primo anno al tour, anzi, sì, primo anno al tour che ho fatto, lui si giocava la maglia qua, quindi era uno degli ultimi giorni, e era la tappa che arrivava alla Tussir, non mi ricordo. No, si faceva il tour Malé, che poi lui la tappa l'ha vinta, e c'erano 5-6 GPM di All Category. Mi fa, te Mala stai qui con me. Vabbè, pronti via, dopo 3-4 km, di te stai qui con me. Andiamo in coda al gruppo, si faceva questa mega valle, davanti, scatti, contro scatti, cioè andava via come gli animali. E io gli facevo, oh, andiamo su, perché prendiamo un buco. No, 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 te stai qui. Dopo 30 chilometri mi fa, adesso a tutta portami davanti. Cavoli, a tutta. Risalgo il gruppo, c'erano 2-3 strappettini, quindi una fatica bestia. Ha fatto uno scatto e è andato in fuga. Cioè, adesso, per chi non fa il tour, è difficile da comprendere, ma voi immaginate di partire una gran fondo e fate 30 km in pianura, comunque in zona vallonata, con 150 persone che scattano. Lui fa un scatto e va in fuga. Ma questo, non solo quel giorno, anche altri giorni. Cioè, io vedevo gente che scattava 10 volte, 20 volte... Lui faceva uno o due scatti e andava in fuga. Capivo questo vuol dire che questo vuol dire che questo è connesso, capito? Sapeva come si muoveva il gruppo, l'esperienza, sicuramente l'esperienza poi l'ha portato a muoversi. Però nota quando Vauclair era in fuga, no? Quante volte ha perso una corsa in fuga?
Cioè io penso che su 10 volte che lui è arrivato in fuga avrà perso 2 volte. E una l'ha persa perché stava vincendo, io mi stava ricordo, la maglia gialla del tour. Con Contador l'anno che no, l'anno che vinse Evans il tour, che fino all'ultimo giorno rimase in maglia gialla. Sì, però che ha voluto seguire Contador, che fece quello sfracello nel tappone in salita. Sì. Che lì, se fosse stato più tranquillo, avrebbe salvato. Lì ha avuto seguire Contador, che era indemoniato, quella tappa lì. E che poi penso che fosse la tappa che arrivava all'Alpe d'Huez. No, sì, arrivò all'Alpe d'Huez quella tappa lì. Che vinse, ha vinto Roland. Esatto. Questo per dirti che... Mi sono in ciclopedia. Però è per dirti quanta intelligenza aveva, no? Cioè, lui sembrava, se lo guardavi per TV, sembrava un scemotto. Però qui ce n'aveva. E ti dico che lui, quando preparava un obiettivo, era una cosa... Io mi ricordo, una freccia del Brabante, sono arrivato davanti a lui, era incazzato come una bestia, perché io feci settimo con la freccia del Brabante, primo Sagan, secondo Matthews, arrivammo in una decina, quindicina davanti, e lui era rimasto fuori dai quei 15, era incazzato come una bestia, perché lui quelle corse le amava proprio in una maniera folle. Io... Sì, ero fortino, ma era un mezzo corridore rispetto a lui, capito? Cioè, la freccia del Brabante facevo settimo, ottavo, all'Amstel facevo ventesimo, venticinquesimo, lui all'Amstel faceva quinto, sesto, alla freccia arrivavano i 10 e la Liege se la giocava per vincere, capito? Quindi era incazzato come una bestia. Che fine ha fatto lui? Lui è commentatore per Eurosport, è stato commentatore per Eurosport Francia, adesso è commissario tecnico della Francia. Ah sì? Eh sì. Non lo sapevo. Capito? Però. Quando dico che c'ha... Vabbè, sicuramente. E quindi ho imparato molto da lui, sono sincero che ho imparato molto più da lui che in tutta la mia carriera da ciclista, perché osservarlo e vedere come si comportava, sia con i compagni, perché era molto severo con i compagni, se uno non dava il 100% era molto severo, però riusciva a creare questi gruppi fantastici, no? Il ritiro, bersi la birra, la corsa magari quella in secondo piano, si faceva gruppo con i meccanici, e era una cosa fantastica. Adesso non mi vengono in mente altri aneddoti, ma con Vauclair era una cosa pazzesca, ma con tutta la squadra. Cioè, adesso ti racconto questa cosa del tour, sempre per far capire com'era questa squadra, che adesso è la Total Energy, dove c'è Bonifazio, e quindi se per caso lo senti o lo incontri, prova a chiedergli, perché è così. Al tour arriviamo a una tappa, io c'avevo un massaggiatore, si chiamava TT, pesava 30 kg vestito. Non so come faceva a fare i massaggi, però era ed era amorevole, perché mancava pochi anni alla pensione, un anno o due alla pensione, e lui era molto astuto, no? Perché già i ritiri mi prese subito, mi fa: no, ma te vieni con me, fai i massaggi, sai? Faccio sì, a me non cambia niente, cioè non è che... E allora quando era in ritiro faceva: ma no, ma io faccio i massaggi un giorno a uno e un giorno all'altro. Così, invece di farmi un massaggio al giorno, io facevo uno. A me non mi cambiava niente, vabbè. Poi, sai, ero appena arrivato in squadra, quindi non è che... Sì, non sapevo come funzionava, quindi magari funzionava così. Al tour, lui mi fa: no, te vieni con me per i massaggi. Fantastico. Mi facevo i massaggi, cioè il primo giorno un'ora e un quarto, un'ora e venti di massaggio, partivo dalla schiena, la testa, le gambe. A metà tour, 30 minuti. Vabbè. E un giorno di riposo, perché poi avevo capito com'era, no? E mi sono presentato al massaggio, lì era lì pronto, sai, con la crema,
con, sai che i massaggiatori hanno sempre la sua mano sulla spalla, io arrivo dentro con tre birre in mano, due birre in mano, e gli faccio: oh, TT, sai che oggi ti guadagni il premio, oggi niente massaggio, ci beviamo una birra. Ho fatto l'uomo più felice del mondo. Sai che mi hai fatto venire in mente una cosa che avevo rimosso dal cervello. Cioè, io c'avevo un massaggiatore che fu anche massaggiatore di Cipollini, ed era il Mugna. No, Fastelli, no? Franco. No, Toscano, non lo conosco. Toscano, zona Montepulciano. Poveretto non c'è più. E allora, quando andavo in squadra, il primo ritiro, giovane, ti faccio io. Sai, come te, va bene, grazie. Vado a fare allenamento, torno. Com'è la gamba? Buona. E un porta sega. Sì. Se c'è la gamba buona, che cazzo di massaggio vuoi fare? Domani. Il giorno dopo io, sai, arrivi, fai la doccia, c'hai tipo ranch, sai, piatto freddo, cereali, quelle cose lì, sai, alle 3 del pomeriggio. Allora viene lì, sai, passa per i tavoli, ragazzi, tutto a posto, male sulla spalla, grande, sto giovane, bello, mi piace sto giovane, simpatico, bravo ragazzo, tutto a posto, sì, gamba oggi, bene, il massaggio si fa domani. E domani, e se c'è una gamba buona, il massaggio si fa domani. I massaggiatori mi facevano morire da ridere, perché era una guerra chi faceva meno, sempre. Cioè loro, cioè adesso, una volta non potevi dirlo, ma adesso che cazzo, cioè loro si litigavano tra di loro per quanti panini dovevano fare sul camion la sera, che uno voleva fare quelli con il prosciutto cotto e quelli con la marmellata, erano di più, cioè c'erano litigate per chi doveva fare, sai, i sacchi del bucato. Cioè, era dalla mattina alla sera, era la lotta a far meno. Era incredibile. Comunque ti racconto questo aneddoto bellissimo. Quello proprio c'è da crepare. Vado a fare il tour down under. In Australia. Mamma mia. Parto il giorno dopo la Befana e praticamente torno a casa a fine febbraio quasi. Eh sì, ho fatto down under, poi sono stato in Australia tipo 8-9 giorni, poi sono andato a Singapore, da Singapore sono andato a fare Langkawi, il tour di Giro di Malesia, che durava 2 settimane, quindi sono tornato a casa a fine febbraio, dopo 45 giorni. Ma al tour down under in Australia dell'Aide, io ero in camera con Figueras e avevo come massaggiatore Fastelli. Allora io vado a fare i massaggi da Franco e Figueras viene con me a fare i massaggi per stare in compagnia, quindi si siede sulla poltrona di fianco al lettino. E a un certo punto c'è questo Franco che parla di tutto. Io parlo con Figueras, ridiamo, scherziamo. A un certo punto lui sta massaggiando così, sai? E io sono girato che parlo con Figueras. E poi a un certo punto lui si ferma. E lui aveva il cappellino, sai, quello delle squadre, con la visiera in su. Sì. Stava così. E lui si ferma. Io non sento più niente. E Figueras sento che dice: Franco! E lui: oh, si era addormentato mentre mi faceva il massaggio in piedi, si è fermato così. So che io ero girato però con Figueras e lui si era addormentato e Figueras gli ha fatto un urlo e ha detto: Franco, dormi. No, 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 volevo vedere se eravate attenti. Oh, ma se ti dico che in Australia i primi giorni era sempre così, sempre, perché c'era il fuso orario, quindi i massaggiatori erano finiti anche loro, erano finiti noi, figurati loro, poverini. E noi, adesso, io adesso non so se te, noi viaggiavamo in business per andare in Australia. Ovvio. Pagato l'organizzatore, tutto, e loro, poverini, non mica viaggiavano in business. Quindi Ascolta, era un massacro. Adesso regalo qualche perla anch'io.
due settimane fa abbiamo intervistato Bagliani, Fortunato Bagliani. Che sì, sì, l'ho seguita. Allora, io ero in Australia. Lui era appena venuto in squadra, l'avevo conosciuto in ritiro, però lui non era nella squadra dell'Australia, perché io ero con Figuera, Stiralongo e Paolozzo. Paolozzo, Tiralozzo. Vabbè, dopo anche qui vorrei raccontare. Sì. Lascia stare. Però, come mio, saranno tre puntate per Paolozzo. Sì, allora. Minchia, ho forte che... oggi. Ah, sai che lui fa sempre così, oh. Sì. C'ho la gamba piena. Allora io, oh, Giglioli, io ti denuncio per tentato omicidio. Mi voleva denunciare? Ti denuncio per... Mi ha voluto uccidere! E io gli ho fatto prendere fuoco le tende in camera mentre dormiva. Vabbè, questo evitiamo. Non l'ho fatto a posto. Comunque, adesso... Okay, ragazzi, se ti vedi a parlare delle corse, dei ritiri... c'è da morire. Comunque, io dall'Australia volo in Malaysia, Malaysia Airlines. Noi abbiamo fatto sai, il solito volo, tipo, vabbè, il volo internazionale in business. Tutta una parte della squadra che tornava in Europa è stata cambiata con la parte della squadra che è venuta dall'Europa per fare il giro di Malesia. Però quelli che facevano il giro di Malesia volavano in economy. Quindi, quando siamo tornati a fine del giro di Malesia, che da Kuala Lumpur siamo andati a Francoforte, poi Francoforte facevi Malpensa, noi che avevamo il biglietto dall'Australia viaggiavamo in business e loro che venivano dall'Italia viaggiavano in economy. Io, che con all'epoca la Malaysia Airlines era come dire adesso quella del, come cazzo, no, quella che c'è in Qatar, quella super ricca, cioè tipo c'erano le ragazze con l'Emirates, cioè, c'erano le ragazze col kimono, ti davano davvero champagne, le osse che c'erano. Beh, ma quella adesso è bellissima la Malaysia. Sì, allora praticamente cosa fa? Io a un certo punto, sai, il volo era lungo, io partivo dalla business, andavo verso l'economy, tiravo la tendina e dicevo, ragazzi, lì in fondo in economy, tutto bene? E no, si sentiva, che merda. Oh, vaffanculo, giovane pezzo di merda, tutto così. Dopo un po', e so che alla terza, quarta volta che tornavo, tutti, rideva tutto l'aereo dietro. Perché io tiravo la tenda, ragazzi, tutto bene lì in economy, perché qua in business si sta da Dio, Oh, hai rotto il cazzo, giovane, vaffanculo. E poi tiravo la tenda. Allora certo, sentivo che tutti dopo ridevano in aereo, perché era io ogni oretta e mezza andavo là e li prendevo per il culo. E Bagliani, che era in economy, mannaggia lu porcus, tu stronzo. Dai, ci siamo divertiti come dei matti. Ma sai, ma io adesso ho seguito anche un po' le dirette che fa Bobo Vieri, no? Che lui fa queste dirette così, anche lui invita a tutti i suoi, cazzo, vengono fuori di quelle storie anche tra di loro, e ascoltando appunto le sue storie dicono, cavoli, ma noi sportivi, ma che bella vita facevamo. Sai cosa c'è? Io quando mi fermo, io sono sincero, ti dico quello che... Io da quando ho smesso di correre, sono passati 10 anni, chiedo anche a quei ragazzi che lavorano insieme a me, che lavoriamo tutti insieme, a parte questo periodo non mi hanno quasi mai detto parlare di ciclismo, del mio passato. Perché io ho tirato una riga e come te, per digerirla, per mandarla giù, ho preferito concentrarmi sul lavoro. Abbandonare un po' quello che l'aspetto. Sì, sportivo, abbandonare, cambiare vita, concentrarmi sul resto, eccetera, eccetera. Quando casomai salto fuori a cena e salto fuori le domande qua e là e sei un po' che ti lasci un po' andare e cominci a tirare fuori gli aneddoti, cioè, a parte
quella volta il ventaglio, la fatica, la caduta, così, però dopo comincia a dire, parla, salta fuori questo, ti ricordi quella volta il ritiro, questo, cioè, quando inizia a tirare fuori gli aneddoti delle trasferte, delle cazzate, cioè, c'è da morire da ridere, perché... Ma per questo dico che era bellissimo, cioè, tornassi indietro me lo godrei doppio, no? Nel senso che quando sei dentro... non ti godi queste cose, comunque le godi solo a metà, no? Quando sei dentro, a parte che c'hai 22, 25, 26 anni, 27, non è 40, però è anche fatto che non apprezzi quelle cose lì fino in fondo, perché sei cresciuto a fare quello ed è per te è normale che sia quello, perché tu inizi da juniores, è così, che hai 18 anni, vai a fare i ritiri ed è tutta, io ti dico solo un ritiro, ti dico questa perché parliamo di aneddoti. Io da juniore correvo una squadra che erano forti, molto forti, e il direttore sportivo era uno, era un bel imprenditore, ma un'azienda, e quindi aveva una mentalità molto avanti, investiva. Ritiro in inverno a Natale, sai, vacanze che non andavi a scuola, ci portavi in ritiro, facciamo dopo Santo Stefano, passiamo l'ultimo dell'anno insieme, eccetera, eccetera, ci porta in albergo sopra in Trentino. Però sai, metti 15 ragazzi, 12 ragazzi, in ritiro, in Trentino, l'ultimo dell'anno, in un albergo dove non c'è il cazzo, e l'unica cosa che c'è è che sottoterra c'era tipo, sai, la discoteca dell'albergo, andiamo giù e c'era gente di 45 anni che ballava i balli di coppia, la musica anni 80, noi avevamo 16 anni, ci siamo rotti il cazzo, cosa abbiamo fatto? Abbiamo bevuto tutto quello che abbiamo trovato, la birra, il vino, il metanolo, la grappa, così... Torniamo su, corri su e giù per l'albergo per stringere. Iniziamo a fare i cretini nella hall, spingi te che spingo io. Insomma, qualcuno ha spinto un mio amico. C'era nella hall questo mega acquario. Lui è entrato No. nell'acquario. Gli abbiamo esploso l'acquario. Quindi, a parte tutta l'acqua per terra della hall, c'erano tutti i pesci che saltavano. E noi siamo cioè, sai quando hai la balla che hai bevuto? Cioè, sai quando in 3 secondi ti passa tutto? Senti silenzio, ti guardi, sai, ti passa la balla, seri, acqua ovunque, vetri ovunque, i pesci che saltano, tutti giù che ballano, quindi non c'è nessuno. Oh, ti giuro, un minuto eravamo tutti a letto. Cioè, tutti a letto. Dalla camera all'altra le risate, perché poi dopo, secondo te, non ci hanno beccato che era stato di noi. Però, cioè, però cresci, che comunque sei via, sempre da casa, ritiri, viaggi, con ragazzi che hanno tutta la tua età, quindi cresci in un ambiente che per te è normale, è scontato che sia così. Quindi probabilmente adesso apprezziamo le risate, le cazzate, ma poi Sì, però. semplicemente... Come in casetta, che sai, la casetta è il ritiro. Ma sai che quando ero in Fiore, no, per tornare all'ora che abbiamo trascorso prima, che ti dicevo che arrivavo alle 6 di mattina in ritiro, ho fatto 2 o 3 volte a fine anno, sai, avevo già fatto il mondiale così, cazzo, ho fatto delle serate, partivo alle 11 di sera dal ritiro. Discoteca con la bicicletta in macchina che se per caso me la aprono, poi mi apre Ciano la testa col martello. Arrivavo in casetta perché avevamo la signora in parte, perché avevamo proprio una casa, erano 3 case a schiera, e la signora in parte era la, non so se la cognata di Fior o era una mezza imparentata, insomma, no? E quindi lei sentiva tutto, no? Una mattina arrivo alle 5:30, 6. Spengo la macchina in fondo alla strada e la spingo fino giù in fondo. Perché ho detto, sta qui, sente, e domani mi sento il cazziatone, no? Allora cosa faccio? Spingo la macchina, parcheggio, entro, vado a farmi la doccia, benissimo, vado a letto, dormo 2 orette, poi si andava a correre. Era una corsa pomeridiana lì vicino, erano quei circuitini di fine anno, sai. E arriva lì Ciano Camillo, che è un altro storico della Fior. Viene lì in parte, eravamo lì 3-4. Ciao, ciao, ma hai 5 mesa?
perché aveva i baffi, no? Faceva sempre così. Ciao, è 5 mesi, chi sei che ha fatto la doccia? E la vicina è andata a dirgli che qualcuno aveva fatto la doccia alle 5:30. E c'hanno, sveglia mia, avevo scaldo, ho fatto la doccia perché avevo caldo. No, ma io, guarda, io ti dico, io penso che... Poi si andava a correre, Sì, 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 ma... A correre. Sì, beh, ma anche la fiera del riso te l'hai fatta. Casteldario. Casteldario, che poi c'era la sagra, no, del sì, riso. Sì. Che sì, mangiavi sì. all'interno della sagra, ti Sì, ospitavano. erano tutti le tensostrutture bianche. Esatto. Il primo anno l'ho fatta con la nazionale, perché 2 settimane dopo si andava al mondiale. Cazzo di serie, treni, non treni. L'anno dopo non mi ha convocato per il mondiale, sto infame. E cazzo, ero lì sbaccato, mi sono ubriacato prima del via. Dopo 5 chilometri ero fermo a destra che vomitavo. Adesso siccome abbiamo preso la piega degli aneddoti, tutti scrivono belli gli aneddoti, ti racconto una Sì. cosa. Allora, sono l'anno dopo sono in Australia, ancora il tour down under, Adelaide. Noi alloggiavi a Lilton, eri trattato come una Mamma. mega star, c'era il parco davanti con tutti i paddock, top. Una sera nella hall, dopo cena, tipo alle 9, e sento Brad Lancaster, Graham Brown, campioni del mondo, campioni olimpici in inseguimento su pista, che avevano detentori del record, Ma loro erano campioni anche a far festa, eh. Erano sì, campioni del mondo e a far festa anche. sì, lo so, e Scott Davis, fratello di Alan Davis, che correva con Contador. Forse E anche con sento, me, scritto, Ale con ha me? fatto 2 anni con me Ah, in sì? squadra. Sono lì nella hall dell'albergo, Lilton, e io sono appoggiato, sai, di spalle di rete, sento che parlano in inglese, che dicono che c'è una festa che si chiama Street Party. Quella che organizzavo Grady, magari. No, non lo so. C'era sta festa qua, Street Party. Solo che Sì, Lancaster dice il prologo di un chiodo al giro, sì. Solo che gli australiani sono stronzi perché non coinvolgono gli altri. Loro si fanno i cazzi loro, vanno in giro per conto loro, vanno a bere la birra, ma non socializzano tanto con gli altri. Allora, io sento, gli dico, ma mi giro e dico, ma cos'è sta festa? Ma c'è dall'altra parte della città, da Adelaide, c'è sta festa che è una festa in strada, chiudono una via lunghissima, un miliardo di persone qua e là. Allora io cosa faccio? Vado su, non dico niente con nessuno, vado in camera, mi cambio, so che avevo solo la roba, sai, c'hai solo la roba della squadra, perché... però noi avevamo anche, oltre alle tute, le t-shirt, avevo la polo e i jeans. Mi metto i jeans, scarpettine da ginnastica, i jeans scuri, la polo, tac, vengo giù. C'era la hall è grande, c'erano tutte le squadre che chiacchieravano di qua e di là. Allora, a destra c'erano quelli della mia squadra che parlavano col team manager. Avanti c'erano quelli della Domina Vacanze. Allora, io in mezzo alla hall dell'albergo c'erano le colonne. Allora, io facevo così, facevo da una colonna all'altra, mi nascondevo. E a un certo punto c'era Filippo Anch'io ho visto Sensi. un mio amico far così comunque, eh. Ho visto un mio amico far così all'epoca in Australia. Comunque c'era Filippo Secchieri che correva nella Domina Vacanze con Cipollini, che a un certo punto mi vede e mi fa. Mi dava i segnali perché lui vedeva se il team manager mi vedeva o no e mi faceva Chi così. No, c'era? Bruno? C'era Bruno? sul figlio. Allora praticamente insomma si aprono, sai, le porte, sono fuori, salgo, vado giù, taxi. Street Party si sente. Cioè, Roberto qui mi fa: dove vai? Ma mi hanno detto che c'è una festa in una strada dove si beve qualche birretta. Mi dice: vabbè, vai, vai. Non c'è problema, ti ci porto io. Io così.
Immagino. Cos'è, il primo anno o avevi già fatto qualche anno? No, no, era il secondo anno. Oh, ma fatto, oh, sono andato con lui. Sono tornato a casa alle 4:30. Mi ha fatto bere, oh, ti giuro, mi ha fatto bere tutta la via avanti e indietro. Il giorno dopo c'era la terza, la quarta tappa. Mi ha messo davanti a tirare, perché adesso non mi ricordo se c'era tiro lungo, secondo, terzo in classifica. Poi c'aveva Paolozzo. Paolozzo. Oh, c'è sempre di mezzo lui, eh. E io non ce la facevo più, non ce la facevo più, stavo malissimo. Allora mi diceva: Giglio, come va? Sto male. E lui, hai voluto, sai, per radio, hai voluto ieri sera bere birretta, adesso paghi, paghi, zio Canta, sì. Paghi. Ho fatto una giornata di inferno, ho fatto 170-180 km, credo di morire. Vabbè, ma quando bevi così le paghi tutte. E ti dico questa cosa qua, a proposito di Paoluzzo, Tiraluzzo, che poi si chiamerebbe Paolo Tiralongo, però era Paoluzzo Tiraluzzo. Paoluzzo. Paoluzzo. La terza e la quarta tappa a com'è che si chiama la riva? Villalunga? Villunga? Ah, Villunga. Villunga. Siamo fermi dopo l'arrivo. Si sente and the king of the mountain, the winner is Paolo Tiralongo. Noi, sai, eravamo lì dal pullman e lui esce e fa: I'm mountain bike. Allora noi ci guardiamo e diciamo: ma che cazzo stai dicendo? Lo speaker ha detto I'm mountain bike. No, no, king of the mountain vuol dire che hai la maglia del GPM. E io cosa ho detto? I'm mountain bike. Cioè, io ho detto, ragazzi, questo qua in bici va forte, però ragazzi, cioè, è terzo mondo. Faceva I'm mountain bike. Oh, dai, raccontiamo dai due cose su Nibali. Te l'hai conosciuto, Vincenzo? I primi anni, quando ero in Liquigas, che era un giovane... Una promessa, dai, era all'epoca, no? No, la prima volta, no, aspetta, la prima volta che l'ho visto ci fece un allenamento giù a, sai, quando andavi ad allenarti in Toscana, Tombolo, Bambolo, con gli alberghi là, San Vincenzo, sì, Montecatini, zona Montecatini, così. No, più giù, no, giù sul mare, dove c'è... Ah, Grosseto? Sì, Grosseto. E ho fatto un ritiro, che eravamo nell'albergo di fianco, abbiamo fatto alcuni allenamenti insieme con le squadre, e lui era in fassa a Bortolo. Beh, comunque andava già fortissimo. Una moto. Poi un motore della Madonna. Cioè, penso che lui è il motore più grosso. Cioè, non c'è Contador o Froome che tenga. Cioè, adesso abbiamo riso e scherzato gli aneddoti, ma io mi dico, quando si andava al Teide con lui, ho fatto 2 anni al Teide con lui, quando era ad allenarsi, ci si allenava. Cioè, motore fuori, poi è pazzo, ti racconto questa cosa, c'era quando si andava in ritiro in altura, però facevi 3-4 giorni di ambientamento e poi facevi il giorno del test per avere i valori degli allenamenti in quota, ok? Quindi era una fase importante, no? Per capire come stavi, come lavorare. Arriviamo il giorno del test, colazione, sai, mangi così, poi con calma ti cambi, vai giù. Oh, ragazzi, perché lui quando era offeso parlava così. Oh, non c'ho mica voglia, c'ho mica voglia, Vabbè, dai, Vince, partiamo, andiamo. Dai, cosa vuoi dirgli? A Vincenzo? Sì, non è che poi dirgli chissà che. Oh, io non c'ho proprio voglia, Vabbè, insomma, partiamo. Te non so se è mai stato su Altaine o hai mai visto. Sai che esci, no, sono stato 3 mesi là quasi. Ecco, esci dal rifugio, giri a sinistra per andare giù verso Villa Flor e io hai poi subito 2 chilometri di discesa e poi hai la piana e poi hai lo strappettino. Poi strappettino poi giù. Oh, mi credi che i primi 2 chilometri di discesa sei staccato? Cioè, si è staccato e nella pianura non si è fermato. Noi lì che aspettavamo, oh dai Vince, dai che andiamo, oh io non c'ho voglia, non c'ho voglia.
Vabbè, insomma, poi è arrivato Sdongo, l'ha convinto, è partito così, perché lui aveva sentito le gambe che non andavano, cioè per lui quel giorno lì non andava. Insomma, andiamo giù, noi facciamo il test, iniziamo il test, lui fa, oh, io non faccio il test, si è fermato a bersi una Coca-Cola, cioè come raccontavi te, Figueras che si è fermato a bersi il Coca-Cola e poi anche lui, lì così, e ci guardava andare su e giù. Boh. Io, era una delle prime volte che vedevo Vincenzo, no? Quindi cioè, non potevo neanche dirgli niente, dai, un po' di parte, andiamo su, cazzo, gli si è aperta la lampadina, oh, fino in hotel a tutta, siamo andati a tutta. Il giorno dopo è andato giù, ha fatto il test con noi, no, anzi da solo, poi si è aggregato a noi e ha fatto tutto l'allenamento. Pazzo. Cioè, te prova ai tempi che arrivano i verbali, prova a dire a Bruno, io il test non lo faccio. Ah, beh. Vince. Questo per dire che talento ha, no? Ma anche a tavola tenermi conto, perché cioè, tante volte ci trovavamo, adesso io ho avuto la fortuna di correre tante corse con lui, il giro, di fare i ritiri, a tavola vedevi di là magari c'erano gli Sky e vedevi Froome con l'acqua naturale, con il yogurtino bianco e Vincenzo alle volte non era così attento, ma non perché non fosse professionale, perché era così, cioè il giorno di riposo si partiva, si andava giù a Las America, come si chiamava, Las America, no? Playa de las Americas. Esatto, cioè lui si mangiava la pizza. Cioè, non è che si mangiava in salatona. Vabbè, è giorno di riposo. E questo ti fa dire quanto talento ha. E io sono sicuro che se te lo mettessi a fare quello che fa Froome, non renderebbe così. Colasse. E tu se pensa che questa è la cosa che adesso che parliamo di un altro che fosse stato, come diceva l'altra sera, con De Zan, il più forte di tutti i tempi in salita, Pantani, al giorno di riposo del giro del tour lui doveva mangiare il fritto misto con le patatine fritte. Cioè al tour lui doveva mangiare patatine fritte e fritto misto perché comunque è giorno di riposo. Però vedi che alla fine arriviamo sempre al succo, no? Che i grandi capitani fuori classe sono... hanno... estrosi, estroversi, un po' originali. Sono pazzi nel senso buono, no? Sono estrosi. Sì. Ma sì, ma pazzi nel senso che sono un po' fuori dagli schemi, dai canoni. Non pazzi perché sono matti, però hanno quelle... Ma poi ce n'è qualcuno che è rimatto, eh? Eh? Ce n'è qualcuno che è rimatto. Sì, beh, abbiamo avuto tanti di matti che anche purtroppo anche non ci sono più. Cioè, o qualcuno che ha fatto anche cazzate. Però insomma... Dai, ascolta adesso, perché qua veramente stiamo qua fino alle 2, ma a me piace, però per motivare un po', perché per me io ho sentito tante storie di qualcuno che ci ha corso eccetera eccetera, però dimmi la tua, perché questo qua dicono che grandissimo fenomeno, ha vinto tantissimo, però anche lui è veramente fuori controllo, però sai, in quella zona lì sono fuori controllo, i belgi sono pazzi. Tom Bonen. Mamma. Io ti dico, sono passato con la Quickstep, quindi sai, la prima volta che vado in ritiro, cioè, sono rimasto un po' spaesato. Cioè, mi sono ritrovato con Bonen, De Volder, Bettini aveva smesso, c'era però Barredo, che era un ottimo spagnolo. Sì. Stegmans. Adesso Tusato, cioè, già mi sono trovato in imbarazzo, cioè, perché io ero un pivello, cioè, cazzo faccio lì? C'era ancora Paulini, Gerva era già andato via. No, è andato via, Katiuscia. Sì, anche lui è un altro pazzo, senso buono. Andiamo al primo ritiro, prima sei andato in ritiro in Belgio. Vabbè, lì sono andati 2 giorni a fare le riunioni, così. Dai,
la prima esperienza nel mondo del professionismo, cosa vuoi, ai 9 ero a letto, anche se non si correva, e i vecchi non mi hanno chiamato, e sono rimasto a letto, cosa vuoi fare? E andiamo al primo ritiro, cavoli, che mondo, nel senso che, cioè, ho visto Tom quanto forte era. Cioè, mi sono allenato due o tre giorni, perché poi sai che nei ritiri così si creano i gruppi, no? Belgi, sì. Gruppo di chi fa le classiche. E mi avevano spostato un po' di qua, un po' di là, sai, anche perché ero il giovane, per far conoscere. Però Tom era una cosa mondiale. La sera loro facevano, adesso si può dire, insomma, facevano sempre la loro festicciola, no? Niente di che, però... Bevono sempre le loro due birre, tre, tra loro belgi, così. Stavano in piedi anche fino alle 2 di notte, così. Ma se la raccontavano, niente di così eclatante. Il giorno dopo, 5 ore così, per 2 settimane. Mamma. Poi in corsa... considera adesso, non voglio dire sbagliare, ma... Lui è un professionista, ha 20 anni, 21, ha fatto in maglia US Postal, ha fatto insieme a seconda la Roubaix. Secondo o terzo, non mi ricordo più neanch'io, secondo, però... Secondo o terzo la Parigi Roubaix, da neo professionista, 20 anni, eh. Sì, e poi è passato subito in Quickstep. Sì, e dopo sì. Perché le febbre ha subito... subito preso, vecchia canaglia qual è. Le febbre, uno penso dei più grandi manager, insomma, si vede la squadra che ha, non è che ce l'ha così a caso. Non è che sponsor. Lui caratterialmente com'era? Ma lui è tranquillissimo. Tom, infatti poi volevo arrivare a questi aneddoti. E per dirti, l'ultimo anno che io sono stato in Quickstep, nel 2011, io non avevo quasi mai corso con lui, perché primo anno, vabbè, sei giovane, ti fanno fare un programma un po' diverso. Lui comunque aveva i suoi programmi, i suoi gregari. E quindi ci avrò corso forse una volta e l'ho visto poco. Secondo anno io ero partito bene, che ho fatto tutta la parte iniziale, Catalogna, Baschi, avevo vinto il Catalogna, quindi programma completamente diverso. Il terzo anno arriviamo alla Tirreno e ci troviamo per la prima volta in una corsa importante a correre insieme. Cazzo, io ero emozionato, cioè avevo voglia di fargli vedere che insomma ero a sua disposizione, perché io insomma adesso non ero un campione, però qualcosina ero riuscito a fare, ero partito bene quell'anno lì e insomma la squadra mi aveva dato anche fiducia, dai, per muovermi anche un po' singolarmente, no? Per cercare il mio risultato personale. Però sai, hai Tom in squadra, quindi ti senti anche un po' in dovere di dargli una mano, perché è tombone, cioè non è che corri con pippetta e scarpetta, cioè corri con tombone. Quindi mi sono messo a sua disposizione i primi giorni, gli tiravo le volate e lui mi diceva no, ma te devi fare le salite, devi provare a vincere una tappa, no. E io faccio: Tom, siamo qui, siamo una squadra e ti do una mano. Fatalità, lui è rimasto contento di questo lavoro che ho fatto e avevamo in programma di fare anche la Sanremo insieme. Io poi da quella Tirreno ho vinto la maglia verde come miglior scalatore, perché in una delle tappe, nella prima tappa di Rio in salita, all'imbocco dell'ultima salita, che la salita era 5 km, ho rotto il cambio, quindi la miraglia è rimasta indietro perché si stava formando la selezione, quindi non è che facevo una gran classifica, cioè se andava bene facevo decimo, capito? Nono, però per me era una vittoria. Fatalità, appunto, andiamo a fare la Sanremo. Quella Sanremo, sulle manie, la discesa delle manie, le stiamo avanti in 30. Della Quickstep eravamo in 3. E erano rimasti fuori quasi tutti i capitani. Noi avevamo Tom davanti e io gli faccio: Tom, cosa facciamo? Non so, insomma, non sapeva neanche lui, non si sentiva sicuro. Gli faccio: Tom, mi metto a tirare, cioè
sei te davanti, tutti gli anni arrivi nei 10, quest'anno, forse il 2 anno, nel senso sei il velocista più forte qui davanti, allora mi metto a tirare, tiro fin sotto il poggio, sì, il poggio, e lui è rimasto affascinato da questa cosa. Il pomeriggio, la sera, mi dicevo vieni in camera. Io in camera, c'era Peters, il direttore sportivo a Belga, e mi fa, oh, ma... Ex velocista, ottimo corridore delle classiche. Sì. E mi fa, oh, ma ti andrebbe di venire in Belgio a fare le classiche? Faccio, sì, perché no? Io non l'avevo mai fatta, cioè, da professionista, mai fatto una classica sul pavè. Quindi, insomma, accetto. E poi mi dice, vabbè, insomma, si era trovato bene, quindi avrebbe voluto provare. Settimana dopo, prima classica in Belgio, c'era Waregem. Quindi quella che adesso è Pro Tour, come si chiama? Arelbeke. Sì, ma adesso si chiama Arelbeke ancora? Arelbeke. Sì? Non mi ricordo. Vabbè. Quella corsa lì arrivo davanti. Un gruppetto di 20, io arrivo tipo 18esimo, però sono arrivato davanti. Prima classica che facevo in vita mia. Stracontenti, mi dicono, boh, allora te resti qua, fai... Ganveldigen e Fiandre. Vabbè, torno a casa, rientro, vado a Ganveldigen, finale di corsa, restiamo io, Tom e Stegmans. Io gli ho tirato, eravamo una trentina davanti, gli ho tirato la volata e abbiamo vinto. Al Fiandre, bellissima, e lì capisci com'era Tom. Andiamo a fare la riunione, e, insomma, pre-gara la sera prima, e, insomma, sai benissimo per quanto è importante per la Quick Step fare quelle classiche. E Tom fa, cioè, ovviamente Tom leader, Chavanel, e Tom salta fuori e fa, Davide deve essere un battitore libero, perché va forte e è una sicurezza per la squadra, sei davanti. Questo per dirti com'era Tom. Cioè, chapeau. Cioè, io lì potevo già tornare a casa, capito? Poi quel Fiandre lì è finito su per un muro e a metà gara mi sono disfatto, mi sono distrutto. È andata così. Però, cioè, per dirti che è una persona veramente tranquilla, apprezzava il lavoro che facevi, era riconoscente e sapeva darti le opportunità se ne avevi le capacità. Che quindi bello. Insomma, vedi che le persone non si conoscono bene. Sì, sì, sì. Poi sicuramente avrà avuto anche quel senso un po' di egoismo, perché altrimenti non diventi campione così. Però, cioè, mi ha fatto pensare quella volta lì, perché, cioè, da essere un leader così per le classiche, che dice Davide, no, te devi comunque provare a fare la tua corsa perché sei una sicurezza per la squadra, cioè, mi ha riempito di orgoglio, capito? Sì, bello, davvero, davvero, davvero bello. Sì, non, sono cose che casomai che se non le senti da uno che l'ha vissuta e fa fatica a crederle, o non sai neanche che non immagini che succedano, dai. No, difatti, l'ho raccontata a pochissimi questa cosa, perché è una mia piccola soddisfazione, sono quelle soddisfazioni che non le hai con una coppa, con una maglia, e ti restano solo dentro, no? Però sono sempre, non gliel'ho mai detto, ma sono sempre stato riconoscente a lui per questa cosa. Beh, complimenti, però bello, cavolo. Sì. Allora, ascolta, adesso demo letto, zio cane, fermo un'altra, sì. più avanti ne fermo un'altra. Dai, un calma. Più avanti femo l'ultima, perché sai che con i Veneti, praticamente adesso vi spiego questa cosa qua, perché vabbè, ci sono dei Veneti in ascolto, ma ci sono tutti quegli emiliani che questa cosa non la sanno, ma io che bazzico ogni tanto nelle zone venete, poi ho vissuto un anno in Veneto, lo so. Tu una birra con loro e arriva uno che dice femo l'ultima, vuol dire faccio l'ultima, arriva l'altro, femo lui. Questa puttanata qui non va mai letto, perché
tutti, perché dopo, anche se tu hai detto fermo l'ultima, ma se dopo sei fermo l'ultima, la tua ultima non vale più, e quindi dopo anche tu dopo puoi ridire fermo l'ultima. È la penultima. È la penultima, è un prato che si morde la coda, quindi fino a che non sei sdraiato sul bancone e che il bar dice, ragazzi, zio K, guarda i coglioni. C'è qualcuno che vuole fare l'ultima, fermo l'ultima, ed è ingestibile. No, Davide, dai, ascolta. Vabbè, dai, ci vediamo sabato per l'iscrizione al mondiale. Faremo il mondiale. Sì. Poi, comunque, più avanti faremo un secondo episodio, perché andiamo a toccare qualche altro tasto, perché tanto comunque ce ne hai da raccontare finché vuoi. Tanti ne hanno da raccontare, però tanti vogliono tenersele per sé, no? Invece, secondo me, è bellissimo esporle al mondo, anche per far capire che insomma siamo persone umane, anche se sei professionista, sei stato professionista, siamo persone umane, facciamo errori, e ci divertiamo, soffriamo, perché è una sofferenza la bicicletta, è una sofferenza, cioè è una cosa disumana, perdi anni di vita. No, quello sicuramente, però ti dico, dal mio punto di vista, dal momento che qualcuno, cioè ti dico, io questa cosa qua me la sono inventata per fare compagnia alle persone e per dare un momento diciamo di divertimento dove si parla di ciclismo. E anche qualcuno mi telefona, mi dice, ma tu dovresti intervistare questo, dovresti intervistare quello là, perché sai, quello è famoso, questo qui, questo là. E io gli dico, ma mi sta sul cazzo, non intervisto. però, ma non me ne frega un cazzo, perché sai cos'è? Cioè, nel senso, siccome non è il mio lavoro, se devo invitare, che dico, Davide, vengo su a Feltre, sono lì in zona per lavoro, andiamo a mangiare qualcosa in trattoria, ci passiamo la serata, 2-3 ore a mangiare, bere, ridere, scherzare, fare ciclismo, vengo volentieri. No, in trattoria non si può, te vieni a casa mia. Vabbè, è una cosa tua, va bene. Però, cioè, tu non è che se vai a fare un giro in Veneto, in Toscana, chiami uno che ti sta sul cazzo per andare a cena. No, è la stessa cosa. Quindi, cioè, io alla fine, per sentirmi me stesso, per essere naturale, per non sentirmi in difficoltà... No, sì, sì, assolutamente. Io non l'avevo mai visto. No, c'è il countdown. Nella prima ora c'è il countdown. Nelle altre ore no. No. Io, ma qui se sei... Cazzo, devi starci dietro, però, vedi? Se sei... Ma se sei cosa? Sai come si fa la diretta? Io non ti prego quella roba. No, c'è il numero in alto, gli ultimi 2 minuti compare. Ah, 2 minuti addirittura? Sì. Dai, allora io che tutte le volte vengo lì con l'orologio... No, perché è meglio, perché solo gli ultimi 2 minuti vedi. I primi 10, gli ultimi 10 no. Eccoci, dai. Ok. No, volevo dire... Diamo anche il saluto dopo, piano piano. Che... Sì. No, volevo dire che comunque siccome questa cosa la facciamo per... aspetta che mi allontano un po', per tenere compagnia e per divertirci in compagnia con chi ci segue, per divertirci noi, cioè la facciamo, io la faccio con chi cazzo mi pare a me e che mi trovo bene, quindi capito perché anche casomai te dici, ma casomai tanti potrebbero avere delle storie, sì, ma è vero, ma tutti hanno delle storie, però per me penso che sia bello condividere anche questi momenti con delle gente che hai quel feeling, quella sintonia per poter parlare di certe cose e che a pelle ti senti te stesso per poter parlare di qualcosa in più. Assolutamente, ma poi sai, ogni persona ha il proprio carattere, no? Come gli atleti, dicevamo che ognuno è diverso dall'altro, c'è chi piace di più esporre le cose, c'è chi meno, insomma. A me piace esporle perché fanno parte del nostro quotidiano. Fanno parte del nostro quotidiano e gli errori, cose belle, cose brutte, insomma, mi piace anche raccontarle, anche le stronzate, perché alla fine sono un momento di aggregazione queste cose. Ah, ma ci sta, ma poi anche perché comunque cioè, alla fine fanno parte del nostro percorso, sono una parte della storia della nostra vita, che comunque hanno fatto parte di quel percorso professionale che abbiamo fatto dai ritiri, dai ragazzini, di juniores, dilettanti, poi professionismo, cioè. Tutto ha fatto parte, cioè non è che c'è solo la prestazione assoluta o la sconfitta, c'è l'insieme di tanti aneddoti, tante cose, di tanti... Comunque, visto che questa volta abbiamo parlato di tanti aneddoti, tante cazzate, ok? Cazzate nel senso che tante bischerate che abbiamo fatto negli anni, se facciamo un'altra diretta
la prossima diretta magari la facciamo più tecnica, così facciamo vedere che siamo anche seri. Io ti dico la verità, io la farei che partiamo col tecnico e la mischiamo a come siamo io e te, che quindi vengono fuori queste cose. Siamo uguali, non possiamo essere uguali, siamo simili, però per me è giusto, per me è bello, per dire, tu hai raccontato delle storie dei ritiri di Beauclair, di Nibali, aneddoti del tuo passaggio, delle chiamate, Luciano Rui che ti porta a firmare il contratto, cioè, che cazzo vuoi fare a diretta, che tutta la sera dici quanti cazzo di vata bevi? Ma che cazzo ne fa? Cioè, per dirti, quindi per me queste sono di retroscena che non senti mai, o difficilmente senti cosa succedeva in casetta, che ti fai la doccia, arrivi e spingi la macchina di notte per non far casino, che sono le bravate che comunque, anche perché poi comunque stiamo parlando che nessuno poi ha fatto cazzate, sono state sempre quelle bravate di ragazzi che avevano 18-19 anni, che vivevano tutto l'anno insieme in 15 persone lontane da casa in una casa insieme. Quindi no, quello sì, però ci sono anche tantissimi bei aneddoti sulla fatica che facevamo, no? Gli allenamenti, partire con certo. L'acqua, partire col freddo, cioè io sono partito con la neve, ho fatto 2000 metri di slivello un giorno che nevicavano, lasciamo perdere. Cioè, anche far capire alla gente, no? che dietro queste cose c'è del lavoro, c'è del sacrificio, veramente, e lo si faceva con piacere, perché partire con la neve sapevo che era il mio lavoro, ma mi divertivo alla fine. Io no. No, io mi divertivo. Perché no, io con la neve no, perché io sono uno che, io se mi metti con 40 gradi, 42, sto bene. Io con la neve ho dei problemi perché mi prende il freddo alle mani. Però comunque, facciamo una cosa. Teniamo per a maggio, quando comunque ricominceremo ad andare in bici, faremo una diretta ogni tanto, rimettiamo giù un appuntamento dove parliamo più degli aneddoti legati alle tappe, al caldo, alle faticate, alla pioggia, alla neve, tipo voli via 70 all'ora in discesa, ti devasti, ti peli il culo, sei scassato. Infatti volevo anche raccontarti questa storia, poi del mio primo Giro d'Italia, però la teniamo per la prossima. Sì, che comunque la teniamo, che però non è che dopo stai lì e fai la sceneggiata, ti alzi, bestemmi e finisci la tappa. Ma va. Oh, sono finito di là, guarderei a 70 all'ora, lanciato dalla miraglia, perché dovevo portare la borraccia a Seldraiers con Guercilena. Vabbè, dai, ascolta, io anche qui ti potrei dire che potremmo raccontare degli episodi, perché ho alcune scene che se non avessi i testimoni sembrerebbe veramente che uno dice questo si inventa delle cose. Sì. Sono cose incredibili. Comunque, Davide, salutiamo tutti quelli che ci hanno seguito. Io ti ringrazio davvero tanto. Niente, grazie a voi. Non solo per stasera, perché sono 2 mesi che comunque partecipi a Rulli in diretta, sei sempre il messaggio carino, hai partecipato alle gare con noi, hai condiviso il nostro modo di vedere le cose, il nostro modo di condividere questa passione goliardica per il ciclismo. E questa per me è la cosa più bella che mi porto dentro di Davide Malacarne, oltre che alle cose che hai detto e alla chiacchierata di stasera, che per me è stata bellissima. Cioè, nel senso che io, che comunque conosco anch'io, e quindi sono cose che ho vissuto, sono stato qua 2 ore e più attaccato. Però se fossimo qua io e te adesso, andiamo in giardino con un bicchiere di vino, so che ti massacrerei domande fino all'una e parleremo di aneddoti. Ti ricordi quello lì? Ti ricordi questo scemo qua? Ti ricordi quel mongolo là? Ti ricordi quel credito là? Ti ricordi quel cazzo? Cioè, e ti ricordi quella corsa lava? Tu hai fatto quella corsa lava? Andremo avanti probabilmente fino alle 3 del mattino in chiacchiere. Sì. E per me questa è la cosa bellissima, quindi io veramente ti ringrazio, sono contento e ci giochiamo al mondiale domenica. Ah beh sì, sì. Oh, mettimi in una squadra seria. Brindisi. Aspetta, voglio fare il brindisi con te, vieni qua. Brindisi a Davide, vai anche te, tocca lì, ok. Squadra seria, dai, vediamo. No, ma ci saranno le nazionali, no?
Il problema è che zio Carlo, non c'è, no, nessuno, non c'è ness, nessuno vuole più stare in Italia perché dicono che è uno stato di merda. I tedeschi li odiamo, la Francia sono dei mongoli, bisogna trovare anche il posto dove correre qui. Ah, oh, vai, c'è Vauclair come tecnico in Francia. Però sai che i francesi un po' gli italiani... Comunque dai, ascolta, adesso... Fai una squadra, tutte nazionali africane, asiatiche. Sai che c'è il Mondiale B? Mondiale B? Il Congo. Il Congo. No, dai, adesso... No, dai, adesso troviamo la nazionale giusta. Casomai te metto in Belgio, Dio cane. Ma no, che vanno troppo quelli. Mi tocca tirare due lì. No. Allora, demmo Lussemburgo. Dai, sì. Ma che lì menano, Liechtenstein. Sono forte anche lì. È vero. No, bisogna... Ma sai cosa devi fare? Marocco. No. No? Marocco no? Il Portogallo là. No, li volano. No. Li volano. Dai, ascolta, adesso Cuba. Non partiamo dopo il mondiale la mattina. Messico. Delle proposte entro sabato. Messico. Ma non partiamo dopo, non corriamo il mondiale. Ascolta, adesso uno dice San Marino. Ascolta, adesso ci pensiamo e comunque sabato. Troveremo la nazionale opportuna per me e te, ok? Sì. Va bene. Davide, grazie del tuo tempo, davvero. Ciao, grazie a tutti. Ciao Davide. Ciao Davide, grazie mille. Ciao a tutti. Ciao.